E la week silica da 1,5. Non riesco a fare le resistenze, mi vengono troppo alte. Cioè, io ho fatto week doppia sul Kanjar Pro Tank. Ho Vincenzo, provato a bravi, fare bravi, week doppia. metti il link su YouTube. Subito. Week singola con week appoggiata sopra, fatto come spiegava nel video Christian e anche altri video che ho visto. Vado a fare 5 spire, mi vengono fuori delle resistenze da 3-6. Aiuto! Ma con lo 0,20? Sì, con lo 0,20 ho provato a scaldare. Quanta wick metti, scusa, per curiosità? Ho provato con quella da 1,5, ho provato sia a farla doppia, lasciarla solo doppia. Ma doppia da 1,5 con 5 spire è impossibile, ti viene. Quante che hai detto? 2? 3,6. Ah, vai, Doppia, sì. Hai sbagliato, lì doppia. stai sbagliando qualcosa, lì c'è qualche corto, lo stai facendo toccare a qualche parte, è impossibile che ti venga così alta. Dunque, con solo filo resistivo, canta al 0,20, provando a fare 5 spire, ne ho fatta una anche oggi pomeriggio per Tibia, non ti il si vede, Vivi sei al Nova buio. Mini, che è questo, Te ne è fuggita su. mi è venuto da 3,6 con 5 spire, wick singola. Chi parla? Non lo vedo. Chi è? Come non lo vedi? Cristian. No! L'alieno, quello Sono io. dell'altra volta, è T. Eccolo, telefono a Allora, casa. guarda, ti faccio vedere una cosa. Questa l'ho fatta in questo istante, nell'attesa. E io ho utilizzato la wick da 1,5 e lo chantal da 0,2, con 3 spire e una resistenza di 1,3. Quindi è impossibile che con 5 spire No, sali è a più di impossibile. 2, Ma io zero. Allora, aspetta un attimo, vado a prendere quella che ho fatto oggi per il Vivi Nova. eh? È impossibile. Ma sei sicuro che te l'hanno venduto? Sei sicuro che canta 0,20? Non è che ti hanno dato uno 0,15? No, no, Cioè. perché ce l'aveva segnati, aveva lì solo lo 0,20, 0,25 e 0,30 Allora e mi ha dato lo 0,20. hai Aspetta un sbagliato secondo, arrivo qualcosa. subito. È impossibile. Io l'ho fatta proprio ora la resistenza, 3 spire, con witch da 2, mi è venuta da 1,3. Sì, anch'io adesso io sto viaggiando sempre anch'io così più o meno. È Oh, quella. Vincenzo, devi provarlo troppo sto liquido. No, tu sei il diavolo tentatore, No, però, eh. no, non sto scherzando, Vince. No, 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 non voglio indurti in tentazione, ma credimi, oggi l'ho fatto, oggi sono appena tornato, sono stato da tutt'altro fumo, un po' in giro con Luca, dal tipo di fumo, fatto un giro, guarda, credimi, l'hanno provato a altre persone, secondo me è una bomba. Qual è quello della Mr. Sì, Vape? ma proprio c'è tutta la linea Mr. Good Vape, cioè, è devastante, proprio, cioè, questo qua, se ti piace la banana, visto che hai preso il going lì, Sì. no? Allora questo ti fa impazzire, questo ti fa impazzire. Assomiglia un pochino a banana coconut di Virgin Vapor, ma c'è qualcosa in più. Altri ingredienti, ma è devastante, guarda. Eccomi. Ti capita? Poi mi posti Allora. il nome. Sì. Scusate, aspetta che Buonissimo, mamma mia. Fa tiro impazzire a me via sto un gioco. attimo. Oh, Io Ale! però l'ho questo. Ragazzi, quella è una bomba. Minchia, è buonissimo. È buonissimo. Oh, Ale! Ehi! Guarda qua. Ma ti è già arrivato? Zio va! Eh sì, mi è già Minchia! arrivato, solamente che, oh, devo essere sincero, gli ho fatto non usare pure la mia ragazza e in effetti l'odore è notevole, ancora non l'ho provato, devo essere sincero, perché Ah, dovevo ok. farlo con la wick pulita e tutto, è inutile Sì. buttarlo dentro con miscugli vari. L'odore Cos'è questo? Quello al tè, mi sembra. mi piace. Allora, aspettate un Infatti attimo, ha un questo qua. profumo da paura. No, l'odore è buono, mi sembra anche bene, appunto, ben aromatizzato, mi piace. Cioè, Quello dall'odore. al tè, è Bello questo. carico, Sì, dall'odore mi piace. Bello Raga, carico. non so se si riesce a vedere. Aspetta. Ma sai se è già arrivato anche a Luca? No, Luca l'ho visto adesso, l'ho lasciato adesso, ma ha detto che sinceramente a lui non gli è ancora arrivato. Ah, perché lo spediti insieme i pacchi. Ah, boh, magari. Allora, non è arrivato niente.
Si riescono a vedere le spire? No, no. Sono troppo larghe. Queste qua sono tre spire di Cantal 020 con la wick da 1.5 doppia. Ma su che sistema? Non ho fatto il tempo a vedere, non avevo capito. Questo qua è quella del Kanger Protect. Ah, e grazie. Allora te lo spiego. Aspetta, con tre spire. Aspetta, vado a provarla sul. Non ho capito il motivo qual è. Non ho usato il non resistivo. Esatto, cioè con Kanger Protect devi usare, devi stare un po' attento perché chiaramente il filo resistivo va fino a giù. Ho seguito il tuo video che hai fatto tu con un resistivo. Sì, io sono riuscito a farle da 1.8 da 2, però... Allora, questo è... Tutti vengono alte, è normale. La resistenza con tre spire, non so se si riesce a leggere. Aspetta. Allora, tu già sei al buio, parli così... Infatti, mettilo qui. Non è molto facile andare a capire. Un momento, ragazzi, avete pazienza. Allora, vediamo se riesco a fare un po' più veloce. Che sembra che ci abbiamo il maniaco della chat tutte le volte. Quando l'ho visto è entrato per primo lui, no? Minchia, l'ho visto entrare e ho detto, ma stavolta si vede che sarà normale, invece. Non si vede così, porca puttana. No, non si vede. Vabbè, comunque la resistenza qua mi segna. Momento, 2.8 con tre spire. Minchia. No, ma sicuramente perché è assurdo. Ce l'hai troppo lungo. Eh sì, è vero. Ce l'ho troppo lungo. Comprati le Reston Rest già saldate che costano un cazzo. Te li compri e falle con quello, tanto non cambia un cazzo, ti viene meglio e ti viene precisa. Scusa, no? E funziona molto bene. Il fatto è che ieri pomeriggio mi pare, non so se ieri pomeriggio o ieri pomeriggio, sono riuscito, aspetta, no, perché non mi ricordo bene i tempi, in questo momento sono un po' imbirrato, quindi... Meglio, Walter! Allora, Walter! Sono riuscito a fare l'unica resistenza che sono riuscito a fare senza che mi restasse in mano il filo con il non resistivo filo d'argento che è, aspetta un attimo, ce l'ho qua nella bustina. Quindi oggi è lanciato Cristian, no? si vede che è cazzato. Ma anche voi c'avete la foto di Walter che è addormentato. No, Walter. Sì. Walter si è addormentato sicuramente. Io c'ho la foto con Walter. Allora, o è addormentato o è fatto. Ha svampato troppo, cannabis. No, l'unica resistenza che sono riuscito a fare col filo non resistivo, sono riuscito ieri pomeriggio a farla, e ho fatto, mi pare, 4 spire. Praticamente avevo 3 cm di Cantal in mezzo ai due non resistivi e mi è venuta una resistenza da 2.8. Da 2.8? Sì, con 4 spire. Cosa ci vengono queste resistenze? No, non riesco a capire, non so perché. Il fatto è che ho provato ad allargare le spire, a stringerle. Ho provato in tutti i modi, non riesco a capire. O il tipo mi ha venduto una cosa. Ma t'hanno dato una sola, Cristian. Perché mi sembra strano anche a me, effettivamente. Ho detto, va bene che, come dice, non so io, non me ne intendo, perché essendo nuovo non me ne intendo. Però, no, vabbè, Cristian, mai provato. Cristian dice che il, come si dice, il nickel chrome, così è un po' meno resistivo rispetto al Cantal, eccetera. Ho detto provo a fare meno spire, ma mi sembra strano che per fare una resistenza da 1.6, 1.8 devo fare 2 spire. Che cazzo brucio con 2 spire? In quel cazzo di video piccolo che ho fatto, cioè io lo uso ogni tanto, quando non avevo a portata di mano il resto, non avevo voglia di giuntare o cazzate varie, l'ho fatto tante volte con lo 0.20 come stai facendo te, non mi è mai venuta da 3.ohm. No, 2-1, 2-2, 2-3. Io il minimo, 2 spire arriva massimo a 2-2. Il minimo che sono riuscito a fare è con 3 spire e ho fatto un 2-4.
sul Kanger Pro Tank. Sì, figurati. Ma hai provato a rigenerare qualcos'altro che non fosse un Kanger per capire se il film... Due, allora, ho fatto oggi, proprio oggi, il VV Nova, questo qua. Uh-huh. Che mi sa che tra l'altro è un clone, mi sa che non è l'originale questo qua. Si vede bene. Ad ogni modo, comunque è il VV Nova, ma mi sa che non è l'originale. C'è scritto VV Nova sopra. L'ho fatto oggi la resistenza, che è questa. Non so se si riesce a vedere. Sempre con wick singola, però. Con 5 spire. E mi è venuta fuori, aspettate un secondo, ti dirò di più, mi è venuta fuori 3, qualcosa. Minchia. No, sembra una stronzata, ma purtroppo è così, mi è venuta fuori una resistenza da 3, non so, non mi ricordo se era 3, 2 o 3, 6, qualcosa del genere. Minchia. Dici, va a 15 watt. Ma poi 15 watt la batteria a mezz'ora è finita. comunque in base ai fili, cioè, per dire, non so, sì, magari... l'ho vista la tabella su vari forum, su Svapo Italia, su come cazzo si chiama, svapers.it, svapo.it, la tabella sì, ma quello che volevo dire io, secondo me, cioè, ogni filo, cioè, per dire, un ribbon 030, cioè, con determinati fili non puoi fare, cioè, secondo me, tutte le misure di resistenza, meno, cioè, rendono meglio con delle misure adatte, appunto, di resistenza. Ho notato, cioè, da un po' di tempo, l'ho sempre notato. Secondo me, secondo me lui sbaglia anche un'altra cosa, perché ho visto sul Pro Tank, in quella resistenza, che faceva le spire molto larghe, prova ad avvicinarle il più possibile e comunque ad accorciare anche il filo. Secondo me risolvi qualche cosa. In che senso accorciare il filo? Ma no, non può accorciare, Vincenzo, lì quando tagli sotto al gommino è quella la quantità. Sì, infatti. Però se lui fa le spire più strette, quindi tende ad avvicinarle, a metterle vicine. Infatti, che ci ho provato, le ho fatte vicino, tipo anche mezzo millimetro l'una dall'altra, a fare le 5 spire, mi vengono fuori comunque più di 3 ohm. Allora, cazzo, allora proprio 2, 3, 6, cioè, o è il figlio che non va bene, magari, che cazzo ne so, quello è il tipo... Il tipo mi ha detto che è un Cantal, però magari non è un Cantal, perché no, ma anche se fosse Cantal, non è un filo che vendo, ma è detto, sono roba che mi sono preso io per fare le mie prove. Sei il primo che me le chiede. Perché magari uno 0,15, per dire, ipotizziamo, è uno 0,15, ci fai 5 spire, allora magari, che ne so, penso io, Siamo... A dire il vero, io addirittura gli avevo chiesto lo 0,25. Lui mi ha detto, guarda, io sinceramente ti consiglierei lo 0,20. Consiglierei lo 0,20 perché è solitamente quello che va usato di più. Ecco, lo 0,25 andavi sul sicuro, perché comunque hai voglia di fare i giri là. Anche io devo fare i 10 di giri con lo 0,25. L'ho arrotolato qua sopra, non so se si vede. Vabbè, dai. No, non si vede un caso. La tua webcam proprio di per sé non si vede una minchia. Lo so, purtroppo la webcam del cazzo che avevo comprato, che mi hanno regalato tra l'altro ancora 3-4 anni fa. Sembrano le TV di una volta, proprio tutte... Ciao comunque, ciao a tutti. Ciao. Ciao Peppe. Ciao. Minchia, bentornato. Ciao Mattia. È tornato Peppe. Ciao ragazzi. Peppe è tornato dopo un lungo esperimento. Oggi ha concluso il miscelatore. Ci racconta oggi. Dai. Mi ha postato le foto tramite messaggio personale del miscelatore. Ah. Aspetta, ma da dire una cosa. Già lo mostro. Cristian, ieri gli ho detto, Peppe, dobbiamo fare un miscelatore. In 24 ore l'ha creato. Buono. Allora, aspetto le ancorette, vi so dire, ragazzi. Bravo. Che ce le ho in arrivo. Poi cloniamo qualche gusto, qualche liquido. Ok. Uah.
Mi sta scrivendo Walter che c'ha problemi con la connessione, non riesce. Ha problemi di sonno quello. C'è il modem addormentato. O se no sta svapando roba buona. No! E non si vuole far vedere. Oh, vabbè. Poi mi devi dare, Cristian, il nome di quel liquido. Quale? Quello della Mr. Goodway. Vabbè, semplice, non è che te lo devo proprio... Bama, sai il cocktail? Bama Mama? Sì, si chiama proprio così? Oh, così si chiama, vai. Ah. No, no, lo vedo male, lo vedo male. Mazza, così vede. Vabbè, comunque adesso lo cerco. Io come sento malissimo, però. Vedo male. Ecco Walter. No, comunque sono veramente buoni, guarda, te lo dico. Se ti piacciono i livelli così di aromatizzazione potenti, ti piace sicuro, secondo me. È bello pastoso. Banana, sembra proprio di mangiare la banana, ma veramente... Come il banana coconut, uguale. Assomiglia un pochino, però c'ha qualcosina di dolce in più. C'ha più dolce, un po' più dolce. Ed è pastoso come i standard? No. È più liquido. Allora, Mr. Good Vape... Fa ogni liquido, e questa è una trovata, secondo me, abbastanza bella, perché comunque ogni liquido magari si sente meglio in una certa base. Ogni liquido ti devi informare un attimo su internet quali sono le percentuali che hanno usato. Ad esempio, il Pistachio Man usano 60 pg e il resto vg. E invece in questo caso qui dovrebbe essere appena appena più il vg, però non di tanto, non come gli standard vape, che sono quasi veramente tutti vg. Comunque, bene o male, li puoi usare ovunque, a parte appunto il Pistachio Man, quelli dolci che ti incrostano le resistenze in 3 ml. Però, beh, questo qua non tanto. Chi è? Qua. Chi è? Me. Oh Ale, dimmi, ma quanti cazzo ne hai fatti di questo? Come? Quanti ne hai fatti? 5 mi sembra. 5? Sì. Amiche, sono curioso di provare. Domani ti dico. L'odore lì, ma amica, è mentolato, esatto? No, è eucalipto mentolato. Minchia, si sente, eh? Si sente tanto. C'è qualcuno che c'ha il volume a palla che è in bomba. Chi è che c'ha il volume così? È Daniele, mi sa. Dani, ciao. Dani. Dimmi. C'hai un problema al microfono. Perché? Non so, riviene da te. Ritorna l'audio. Sì, ritorna l'audio. C'è il cazzo a momento. Oh no, Ale, chi è che è? È Daniele o qualcun altro? No, vedi, adesso ha... è vero, lui. Il microfono. Sì, ha buttato, ha smesso. Il microfono è andato, non si sente più niente, è vero. È vero. Wow. Comunque io adesso quello lì, Green Fusion, lo sto svapando sul Kaifu. No, sull'RSST con la mesh. Ma va? Ma tu hai lagato il fuoco? No. Minchia, per me è già arioso da paura. Ma così. Ma come cazzo fai a dire che è arioso quel cazzo? Porca troia. No, c'ha ragione, pure per me la stessa cosa. È arioso quel fuoco male? Sì. Ma io non so, ma è brutto, non so. Anche no, io assolutamente, cioè non boh. Ma la mesh la fai tutta chiusa o la lasci col buco? No, lascio il buco dentro. Lasci il buco? Sì. Oh, non lo so, questione di sensazioni, no? Cioè io e i miei amici qua in zona, comunque, che loro usano e lo sto usando anch'io, mica io col foro normale lo sento chiuso di brutto tiro, ma tanto proprio. Cioè, tant'è che proprio, ma poi sono andato a vedermi, cioè mi sono fatto una nottata per un giorno, quando la seconda volta appunto che l'avevo preso, e comunque vabbè, sai che vabbè, all'estero magari si va poi in un'altra maniera, quello sì, però comunque la maggior parte dei video che ho visto di tutorial, a parte tutorial, l'impressione, comunque video comunque sull'RSST, se ci fai caso hanno tutto il foro modificato, tutti un po' allargato, è quasi... Ma alla fine lo usano, cioè normale o tirano di polmoni?
Ma dipende che foro fai, perché fino a 2 mm comunque io mi regolo anche a tirare quasi normalmente. Cioè già se vai sopra appena appena i 2 devi tirare un po' di polmoni, quello sì. Per dire recente lui 4 si sta tirando sempre così. Però boh. Infatti, io ariosissimo. Infatti quando cazzo ho sentito il tuo video che dicevi minchia arioso, ho detto ma come cazzo fate a trovare l'arioso col foro da 1 mm? Che cazzo lo vuoi da 0,5 il foro? Che me lo chiedevo proprio, minchia. No, non lo so, ma tipo che ne so, sia sul Fogger che sul Macuro, io tengo tutto aperto, chiudo. Anch'io. E a me va bene così, però questo io lo trovo proprio, cioè non dà un cazzo di resistenza, quando tiri proprio... No, è vero, pure a me lo stesso effetto. Poi, sai, magari è una questione di abitudine, sono abituato ai tiri un po' più duri, allora questo lo sento più... però secondo me è tanto, proprio tanta per... cioè se devo tirare di polmoni no, può anche andare bene, magari un po' più largo andrebbe anche meglio, però fare i tiri normali lo trovo proprio... Sì, ma scusa, ma tu, ma voglio capire una cosa, adesso mi sono fissato, cioè arioso in che senso? Cioè paragonalo a, che ne so, a un caifan tutto aperto. Addirittura? Sì. No, ma te lo giuro, Chris. Abbiamo due prodotti. È impossibile. No, è un clone allora. No, guarda che c'ha ragione, tale qua la Kifun Light, praticamente. Ma guarda che... Lo trovo così, No, cazzo. Io non lo trovo così, guarda. Io c'ho il Kifun, il buco di questo qua... Allora, adesso lo stavo misurando. Il buco di questo qua sarà... Aspetta, che modo lo dico? 1 e 2, tipo. Sì, ma quello di base, mi sembra che sia 1 addirittura, se non sbaglio. È un po' più grande di 1, È più grande? Sì, credo sia 1 e 2. Sì. Tu l'hai fatto di 1 e mezzo? Io l'ho fatto anche di più, 1 e 7. Ah, perché io ho fatto l'1 e mezzo, il cap della 6, quello dual coil, la temperatore, e però lo uso in modalità filippino. Cioè... Ok, addirittura, con 1 e 6. Sì. Te lo giuro, allucinante. Cioè, sai perché ti facevo anche questo esempio qua? Lo so che roba da Cino, però comunque l'RSST, che è il clone della C9, tu se vai a vedere la C9, lui di base c'è un foro da 1 e mezzo. Hai capito? No, è per quello, che ti dicevo, no? Siccome essendo il clone della C9, anche se non è proprio identico, è normale che non hai idea, però comunque la C9 c'è il foro da 1 e mezzo di base. Per quello che ho detto, cazzo, difatti mi sembra che uso l'ho allargato un pochettino. E mi sembra che vada anche meglio, cioè allargandolo. Ma anche secondo me se lo allarghi va meglio, però va meglio utilizzato nell'altra maniera, cioè utilizzato a fare i tiri normali, boh. Io ti dico questo, proprio non trovo resistenza, cioè non ho resistenza quando tiro, proprio... Ma che cazzo? Ma è stranissimo, guarda, è veramente strano proprio, non so se, guarda, non voglio dire cazzate, anche perché, non, no, mi sembra proprio strano, un giorno veramente che ci becchiamo, veramente voglio proprio provarlo, cioè, ti faccio provare il mio, perché guarda, fatica, oddio, detta così sembra un po'... Eh sì, ti faccio provare il mio. Ti faccio provare il mio. Il mio c'è il buco più largo, però. Il mio c'è il buco più largo, il mio più lungo. Che dite? Del primo VAR di Svemesto. Ah, io non l'ho provato ancora, non so dirti... Il primo VAR. Funziona. Tu, Cri, l'hai provato il Semovar? Guarda no. Che ce l'ho io, va benissimo. Ma avevi tipo prima per caso avevi il Provari da fare un confronto come circuito? L'ho usato per un po' di tempo il Provari. Se ti devo fare un confronto come tenuta, insomma, è uguale, stai lì. Ti accorgi che è terminata la batteria giusto perché si spegne. Ma da quello che ho letto... Da quello che ho letto riesce a andare un po' più giù con la batteria, nel senso riesce a portarla tipo a... Il Provare mi sembra che a quant'è che stacca? 3, 5, 3, 4... Le AV2 le stacca... Le 2. A quanto? 3, 2. Ah, allora come Provare? No, ma è uguale, almeno come rendimento del circuito elettrico è uguale.
identico proprio. La differenza sta nel fatto che qua ci vuoi usare pure VAT e nel Provari no. Sì, infatti, quello poi è un fatto, secondo me, credimi, puramente estetico. Se ti piace di più Samovar, vai sul tranquillo comunque, perché funziona davvero bene. Ormai sono 15 giorni che lo sto utilizzando continuamente e non mi ha dato un problema. Va benissimo. Ci ho montato di tutto, la maggior parte dei rigenerabili, Fogger, RSST, Kifun Light, Russian 91, ci ho messo un po', tira bene con tutti. Sì, ma io anche per dire, cioè oggi parlavamo anche con quelli che sono andato da tutto l'altro fumo con Luca e con un'altra persona lì al negozio, cioè, parlavamo che il Provare sia il top, non senti cale e tutto, ci mancherebbe. Però sinceramente, cioè, non è che voglio una cazzata, ma io neanche col DNA, ci ho provato una volta anche con un amico, anche da solo, a provare fare delle piccole misurazioni col test, a vedere se c'è qualche calo a metà carica della batteria. Assolutamente non ne sento neanche uno, cioè non sono percettibili, non posso dire che sono percettibili differenze tra questo, proprio a impressioni personali col Provare, col circuito. Rende benissimo anche il DNA e assolutamente non sento. Vabbè, beh, no, comunque il DNA è... Parlando comunque del DNA, comunque. Cioè, sì, il DNA lo danno comunque come circuito quasi pari al Provari per le volte. Appunto, per quello che ti dicevo. Sì. Non sento assolutamente... No, certo. Infatti il circuito l'ho sentito, proprio, ma si sente subito, già dopo un po' lo senti. Invece con questo assolutamente... Ah sì, no, io tipo anche un EVIC, l'EVIC al 70% di batteria ti accorgi che sta mollando. Esatto, ma anche con subito. Sì, è vero, col VAMO, con l'SVD, vabbè che sono il VAMO, il VMAX, sì, infatti sono tutti lo stesso circuito. Io vorrei provare il Nivel, che quello è Step Up. Il Nivel. Che è lo stesso circuito che monta il... Samovar. Il Samovar, esatto. Sì. Consigliato comunque. Immaginavo. Ti costa anche 30, alla fine costa anche meno. 30-40 euro in meno. Infatti. Non è una sciocchezza. Però sai, se uno c'ha già il Provari, non è che ti vai a prendere pure il Samovar, non ha senso, no? Non ha senso poi prenderti un VAMO o qualsiasi altra cosa. Ah beh, no, certo. Lo prendi stiamo là, ragazzi, però c'è un Provari. Il VAMO ne parlano tutti, cioè, abbastanza bene per il prezzo che costa, però vi faccio vedere adesso questo qua che c'è in mano io, che c'ha 4 mesi di vita, cioè guarda che troia. Il materiale come si è conciato, per non parlare dei bottoni, non è che ho fatto la guerra, ho fatto qualcosa con questo qua, l'ho usato normalmente, cioè come uso gli altri. Sì. È il clone, dico. Come il clone? Ottone, scusa. Sì, no, comunque quel che c'è, volevo far capire nel senso il materiale, cioè è una roba allucinante. Ma ha ragione, questo è quello là di ottone cromato, se prendi il sacco... Quello là in acciaio è un altro pianeta, l'ho avuto io per mano, l'ho avuto, non da cedimenti. Sì, però io paragonando per l'attacco paragonando con l'Inokin SVD, cioè sinceramente io preferisco l'Inokin SVD, cioè devo essere sincero, se lo paragono a quello. Che no, comunque... come circuito il VAMO va molto meglio rispetto all'SVD. Io devo essere sincero, a sensazioni ci do tutte e due, io mi trovo meglio con l'SVD. Due batterie in serie 18-350 che ha e mi trovo da Dio, meglio del VAM. Poi ti ripeto, no, ma lì sono cose perse. Io anche tipo col VMAX è un casino perché metti su gli Atom e devi tenerlo tipo a 3-2, 3-3. Cioè, proprio robe che con altro magari se hai una resistenza da 2 ohm, 2 ohm e mezzo, così sali su a 4,2, 4,3. Col VAMO stai a 3,3 al massimo, nel senso che lui spara, non gliene frega un cazzo. Lui spara e basta. Allora, col VMAX, no col VAMO, il VAMO non spara così,
Ma più o meno, comunque io avevo anche il Vamo che l'ho venduto subito, ma per una questione proprio estetica mi faceva cagare come era fatto. No, anche a me, cioè, per quello ti dicevo, cioè, a livello estetico e costruttivo l'SVD lo batte 10 a 0, secondo me. Linux 134. No, la cazzo di rivoltella. No, quello è esagerato. Sì, no, ma poi tipo è una roba grossa così. Ma esagerato. È una bestia che lo tieni in mano così. Cioè, devo essere sincero, esteticamente a me che mi piacciono quelle cose lì mi piace. Cioè, nel senso, mi piace, però... Ma sì, da vedere un altro, però. Lo sai che... da vederla un altro, da comprartelo te. Comunque lo sai di chi... 130 euro con il progetto questo. Sai di che parlano bene, di Codes, Dani? Eh sì, vabbè, grazie al cazzo. Che il Codes, Dani... Oh, scusate un attimo, no, devo chiedere una cosa a Cristian. Cristian! Dimmi. Com'è che fai a mettere, una cosa banale però, ma come fai a mettere la scritta sotto? Devi andare. Ma prima di iniziare o posso farlo anche adesso? No, adesso. Come faccio? Sulla sinistra, se tu vai al centro dello schermo. Aspetta, ti faccio una condivisione. No, dimmi dove devo andare. Affanculo. No. Così. Condividi schermo. Se tu vai a sinistra, sotto la macchina fotografica, hai una valigetta con una valigetta? Toolbox. Cameraman? No, Hangout Toolbox. Sì, l'ho visto. A sinistra, dove c'è l'immagine, il cerchiolino, no, a destra, scusa. Ti appare Hangout Toolbox, sulla destra, dove c'è l'immagine col cerchiolino e l'omino dentro. Sì. Lower third, l'omino. Metti on. Ah, ho capito. Ciao, Massimiliano! Buonasera a tutti ragazzi. Ciao Max. Buonasera, Buonasera a tutti. Non volevo disturbare i discorsi, per questo ho scritto. Non so, stavo smanettando un po' con le impostazioni qua e mi è saltato fuori questa cosa, allora. E io mica l'ho trovata ancora. A sinistra dove ci sono le icone. No, sì, no, quello l'ho trovato fuori. Adesso scrivo il nome che voglio e scelgo il logo. Puoi scegliere il logo, puoi scegliere. Sì. Fallo anche te, Ale, così almeno lo facciamo sempre, no? Ah, ok. Io lo sto facendo. Ma anche. No, aspetta. Ah, minchia, allora ci sbatto anche loro. È venuto fuori mio? No, non è venuto un cazzo. Sì, che è venuto fuori, c'è. Sì, c'è. Hai voglia che c'è. Aspetta. Io non faccio una mazza perché sono complice. Aspetta. Eccolo qua. Scegli. Ma non riesco a metterlo a bello, cazzo. Come mai io? Ah, bestia. Ah, io non ce l'ho. Qua. Eccolo lì che l'ho cambiato. Cristian, ti posso fare una richiesta? Minchia, per me al contrario. Una richiesta di che cosa? Devi cliccare sull'icona a fianco. No, ti faccio un'assistenza. Quando fai le recce dei libri. Ah, grande. Perché non metti magari, non dicendolo se non vuoi sul video, ma magari nella chat sotto, dove si possono trovare? Perché c'è uscire pazzi poi. Perché ci metti l'acquolina in bocca, però no, poi non ricordiamo. Hai ragione, però c'è stato un discorso in precedenza un po' a parte. Non vogliono pubblicità. Ho voluto non metterli, sinceramente, perché... Adesso tutti con la scritta. Ti rompo le balle, allora ti mando qualche messaggio per sapere dove li posso reperire. Ma tu, scusa Ale, ma tu l'hai messo anche in present name? Che cazzo ne so? Che cazzo hai messo? Lo leggi il mio? Sì, il mio lo leggi? È già che lo leggo. Allora, sei tu Vaccarumus? No, non sono io.
Ah, allora hai sbagliato qualcosa. Un'altra richiesta poi, Cristian, se potevi mettere il link di YouTube, se ci sta la possibilità di seguire la chat su YouTube, perché qualche ma non l'ha è Vincenzo, non so, mettila di nuovo, che ne so, su YouTube, no, su Hangout. Sì, sì, lo sto ripostando. Minchia, Walter vi saluta tutti, dice non riesce a... Per cambiare il nome sulla striscia sotto, dovete andare su Save the Presets. Okay. Mettere il nome e poi mettere la spunta sull'ok di... Minchia, tutti a smanettare io. Sono tutti impegnati a smanettare lì. Non ci provo nemmeno, sto collipato. Quindi... Vedete se si vede adesso? No. 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 A parte che non ti si vede neanche te, la fronte ti si no! vede. Mezzo soffitto e la fronte. Ti vede adesso, controllate. No. Si può cambiare anche il colore. Ma Walter, che... Walter dove è finito? Ma è caduto. È caduto? Eh sì, non c'è più. Almeno lì non lo vedo, però. Ma come faccio a toglierla poi sta cazzo di cosa, Cristian? Che se... Toglierla? No, sta finestra che mi è venuta a fianco, mo. La freccina... Arrivai su che la valigetta e ritorni sulla valigetta, la schiacci e te si toglie. Ah, la valigetta? È come la macchina fotografica, tu la metti, fai sì, la tua sì. fotografia, adesso sva per un... Ah, ok, a posto. È qua, va bene. Alla grandissima, la grandissima. Cheese. Chi è che sta grandissimo, come sempre? Iniziamo? No. Iniziamo con il fuoco? ecco, guarda, ho messo la striscia verde. Per chiedervi qualche cosa a voi più esperti. Verde. Ho visto che esistono delle resistenze già preparate per il Magù. Come sono? Sì. Vale la pena provarle o... Io le ho prese da Svapobar, quelle già saldate con ribbon. Sì. Quelle sono buone. Se sì, l'unica cosa, infatti, gli ho scritto anche sul forum, che lui ha la pagina sul nostro forum, perché tipo dentro la busta, a parte che vabbè dovrebbero essercene 10 e ce n'erano 12, però la prima che ho usato mi è rimasta in mano, si è dissaldata. E poi ho guardato dentro la busta e ce n'era una che era già dissaldata. No. Ecco, poi sai, lui è preciso, perché Dario è preciso, mi ha detto la prossima volta che fai un ordine ricordamelo che te ne butto dentro un po' e cercherò di stare un po' più attento, però intanto per il momento sono saldati un po' a minchia. Sì. Sì. Beh, però... comunque su Vaporus costano veramente tanto, eh? 4,50 euro. Eh sì, perché da lui costano 3,50 euro 10. Sì. Però vabbè, è il solito discorso, con Dario ce l'hai il giorno dopo a casa. Sì. Sai, pochi sbattimenti, poi 10 resistenze ti no, quello è vero, quello è vero, su quello sì. Poi io comunque ho fatto il joiner con la macchinetta fotografica, che comunque funziona, devi star lì a cercare di saldare 500 volte, però poi quando la prende e funziona bene, però era più che altro proprio per avere le resistenze saldate con ribbon, che volevo vedere un po' com'erano, e comunque sono una bomba, perché sul Magù viaggiano di brutto. Poi ne ho montata una anche sul, perché a me mi è andata una roba di straculo, che avevo messo un annuncio nel mercatino del forum che cercavo un ARV. L'ARV? Non trovo, sì, non l'ho trovato. Tipo un mese e mezzo. E poi a un certo punto mi ha scritto un tipo, ah, se vuoi ti do il mio, eh. Alla fine me l'ha regalato. Neanche la spedizione mi ha fatto pagare. Quindi, no, niente, infatti...
Ma che bello, bellissimo, poi funziona da paura, è una bomba. Funziona proprio sì, bene. Sì, certo, vabbè, certo. Il sistema che usa è un po' quello dello Spiral, no? Perché sono molto simili dentro. Anche lo stesso Michele dice che alla fine svappare con l'arbo, con lo Spiral, non cambia guarda. Praticamente niente. Invece secondo me, io l'arbo cioè, non l'ho mai avuto, però comunque l'ho provato parecchie volte da amici che lo usano spesso. Cioè, secondo me un po' cambia, cioè, detto, non so, sarà la mia sensazione, cioè, nelle vaschette sto parlando incassate. Nelle vaschette incassate, lo Spiral, cioè, in questo caso parlo di questa vaschetta, cioè, se non alzi un pochettino il pin e lo tieni basso, ma è come cioè basso, abbastanza basso, cioè non prende l'aria abbastanza. Cioè io ho notato questa cosa qua, e non solo io, l'ho notato in tanti. Alzandolo già un pochettino cambia. E invece con l'arba comunque un pochettino sembra passare meglio l'aria. Sembra una stronzata, ma... Ma magari anche perché comunque l'arba ha un diametro veramente... Tipo io questa box qua, che l'ho fatta io... E anche la vaschetta l'ho fatta io, e avevo fatto una vaschetta con un diametro interno di 15 mm, almeno ci sta di tutto dentro, e infatti l'arb è proprio larghissimo dentro, adesso non so se riesco a farti vedere, però proprio è minuscolo, come infatti ci stava anche sul, cioè l'arb ci sta anche sul mini reo. Ecco, è vero, è quello importante, invece lo spira, sì. Essendo bello largo, occupa quasi tutta la vaschetta, quindi lo spazio per la bravo, e se lo spiro non ha tanta aria per passare, non lavora bene. Poco da fare, quindi devo stare lì magari a cercare di mettere resistenza non troppo in profondità nella ceramica per far passare meglio l'aria, la giusta quantità di wick, alzare il pin, ci sono tante piccole cose da fare per farla andare bene, perché se no non funziona alla grande come dovrebbe. Infatti vero. No, no, difatti l'arba è buona per quello. Ma io infatti volevo prendere, avevo deciso poi se prendere lo Spiral o il Ciclone. Poi questo qui mi ha regalato l'arba, ho detto vabbè, provo con l'arba, se non mi trovo bene prendo poi uno Spiral o un Ciclone, vediamo. Poi alla fine con l'arba mi trovo bene. Poi io non sono proprio amante delle box, io preferisco i tubi, la box mi rompe un po'. Piacciono più i tubi a te? Sì, di brutto anche. Sì. Che poi ma è proprio quella roba lì, lo vedi, con la gente c'è chi proprio con le box, non mi toccare la box. Perché... No, è vero. E invece cioè, io proprio la box è una roba che non... Non la usi tanto? No, pochissimo. Meglio YouTube? Sì, assolutamente sì. Poi vabbè, non ho una box con un circuito DNA, quindi non sì, so. Sì, vabbè, però nel senso io questa qui che ho fatto io con un circuito, vediamo se lo riconosci. Quello del VAMO? No. Dell'altro. Dello Z-Max. Dello Z-Max? No, è del LavaTube. È un circuito del Lava, però funziona bene. Va bene. Fino a quando la batteria carica va, quando scende sotto il 50 devi alzare a tutto e non spinge un cazzo. Però vabbè, le resistenze le fai intorno a un ohm e mezzo così e lo tieni anche a bassi voltaggi, regge bene. Però è una roba proprio che non è troppo grosso sta roba. Oggi stavo parlando con un amico, ho detto adesso per dire il Russian 91%. Che comunque mi sembra che sia a giro sugli 80 euro, no? Sbaglio. 74. Vero, 74. Ma io mi chiedo, cioè, uno, se vuole andare a spendere quella cifra, secondo te cosa va a prendere? Il Russia 91% o va a prendersi il Kaifun Lite o il Plus? Ma adesso è uscito il Plus. Ma quando è uscito il Russian... Non c'era il Plus. Cioè, a quel prezzo lì o ti prendevi il Light senza regolazione dell'aria o ti prendevi il Russian con la regolazione però dell'aria. Adesso, in questo momento, adesso come adesso, tu cosa prenderesti? Sicuramente mi piglio il K-Fan, anche se comunque ho letto che il K-Fan Plus, il Light, non ha comunque le filettature del 3.1, assolutamente. No. Poi c'è da dire una cosa però a favore del Russian, cioè il Kaifun Plus c'è la regolazione dell'aria che ogni volta devi stare a svitarlo per andare a regolarla, cioè, non sta sempre lì a smanettare ogni secondo, sì, la mollo lì, non è che sto sempre lì a regolare, però è una cosa a favore del Russian che comunque ce l'ha direttamente qui e
Certo, è un'altra cosa. Cose comunque che... Però c'è anche da dire che il K-Fan, cioè, loro l'hanno inventato. Quello anche è vero. Se devo spendere gli stessi soldi, preferisco comprarlo da chi l'ha inventato, esatto, che da uno che l'ha copiato, no? Ma anche per una questione di principio. No, è vero, io sono d'accordo. Difatti io, se adesso devo spendere 70 euro, vado a prendere il plus, non vado a prendere... Certo. Lo aspetto con ansia. Io vedevo anche se adesso mi girano i coglioni, perché dopo che ho speso 130 euro per il 3.1 fuori il plus, che è praticamente identico alla metà del prezzo, esatto, e ti girano un po' i coglioni. Però dovresti vendere il 3.1, secondo te lo comprano al prezzo di prima? Adesso non te lo comprano più. Bravo. Cioè, o glielo vendi a 50 euro, se glielo vendi a 80-90 euro, quant'era il prezzo del... No, non te lo prendono. Dico, no, ma per quel prezzo mi prendo il plus. Fino a due mesi fa, guarda che appunto uno lo vendevi sul mercatino a 100 euro e te lo compravo. Sì, a voglia, subito. Quello è il problema. Vabbè, è così. Come in tutte le cose, se te lo prendi prima te la pigli nel culo. Sì. Vabbè, ma io sono stato anch'io sfigato. Cazzo, come l'ho preso? Due giorni dopo è uscito il Lite, mi sembra, una roba del genere. Allora, io l'ho preso quasi all'inizio, quando era uscito, quindi... Prima del Fest. Tra l'altro sono riuscito a risolvere il problema della valvola, l'ho lavata bene, adesso lo carico, già la quinta volta che lo carico non mi ha perso neanche una goccia. Meno male. Però non uso più la valvola per caricarlo, lo carico da sopra, ma ho tappato il foro dell'aria. Come? Lo tappo così col però adesso non mi ha mai, da quando l'ho lavata che non mi ha mai più perso neanche una goccia. Dato che alla fine come stai dicendo te, dalla valvola non è neanche intenzione più di caricarlo. Io sinceramente ho risolto tutto, l'ho chiuso. Vaffanculo. Dall'alto come si carica? Io non ho ben capito, non avendolo nemmeno. Dall'alto lo tieni così, poi cosa fai? Se c'è già un po' di liquido dentro, allora magari è meglio che lo ribalti, sviti appena appena, lo ribalti di nuovo col dito tappato qua dove c'è l'aria, continui a svitare, lo apri, magari con un fazzoletto stringi il camino che magari svitando il capo superiore si è svitato, metti il liquido, poi cosa fai? Rimetti il capo superiore appunto qua col tip, avviti appena appena che fa un po' di pressione con la filettatura, lo ribalti di nuovo e vai a chiudere prima di basta, tutto qua. Vedremo che succederà. Ma scusa, ma tu non hai preso il light? Il plus? Allora, ma non ti serve questo meccanismo qua. C'hai la ricarica da sotto con la vita. O devi in ogni caso sempre mollare da sotto, ok. Lì c'è la vitina, è comodo. Che poi non ho capito, l'ho preso da Intaste, dalla Germania, con FedEx ci mette 10 giorni per arrivare. Che fa il giro del mondo, al contrario? No, da Intaste non ci mette 10 giorni, ordino spesso da Intaste, ci mette... 4 giorni. Il tracking mi dà invece che me lo consegnano il giorno di 8-9 giorni. Ci saranno stati magari dei problemi. Di solito non è... Ma scusa, ma perché l'hai preso da Intaste? Perché quando l'ho ordinato non ce l'aveva nessuno ancora. Oggi li hanno rimessi in vendita ieri da... Sì, anche Svapobar è la terza volta che ricarica il magazzino. Il set, perché appena lo carica tempo 2. Appena lo carica termina. Ma come messo Italia ce l'aveva, no? No, neanche. L'unico che ho trovato è stato questo qui in Germania. Sì, ma no, lavora bene in testa, spedisce subito, poi spedisce con FedEx, DHL se non sbaglio, arrivano subito, veramente. Sono abbastanza veloci. Sono le spedizioni dall'Irlanda che quelli ci mettono un po' ad arrivare, però vabbè, in testa la Germania spedisce subito. Irlanda, devono morire. Perché? Devono morire. M'hanno cambiato 3 Z Max, me ne sarà uno funzionante, niente, 3 Z Max su tutte e 3 fallate, e il quarto non me l'hanno cambiato.
Avranno pensato che eri te impedito ad usarlo. No, guarda, è una storia infinita che è iniziata a maggio ed è terminata 20 giorni fa. Come è terminata? Adesso dici. È terminata che mi sono tenuto la teta Max fallato. L'ho spedito a uno del forum che recupera circuiti per fare box. Vabbè, almeno l'hai recuperato, dai. E tra l'altro ho avuto anche la conferma di Tuellmeyer che non spedisce più. Ma io faccio fatica a crederci. No, io... Faccio fatica. Due io ho le mie idee. No, poi però comunque due tipi di forum... Sì, ma no, secondo me non è vero che non può spedire. Non spedisce perché c'è di mezzo la storia dei Twilly James. Allora lo pensi pure te. Certo, ma non siamo stupidi. Comunque di spedire non spedisce perché due tipi hanno fatto l'ordine e gliel'hanno annullato. Qualcuno gli ha fatto pressione, cioè qualcuno, poi penso mai in malafede, siccome qualcun altro gli aveva fatto pressione in questa cosa qua, tanta gente ormai si stava affidando, chiaramente hanno tutti i problemi di soldi, e chiaramente andare a pagare un pull side, che comunque bene o male è uguale agli altri, io ho fatto tutte e tre, non è che cambia questa cosa colossale, non è che è un altro liquido, cioè andare a pagare 10 euro per 30 ml, quando Twilly James con DKS e la serie degli Zeus e Blue Hydra ti viene a costare 15 euro 20 ml, cioè, tu capisci che tutti stanno andando a comprare lì. Mi sono fidato di te e ho ordinato il Blue Hydra. Vediamo se. No, il Blue Hydra è buonissimo. Però, cazzo, il prezzo è devastante. 15 euro 20 ml, cioè, costa quasi fa un po' come un 5 pounds americano. Siamo quasi lì. Per non togliere il fatto che comunque se ordinavi direttamente da Tuellmeyer ti arrivava con DHL a 3,90 euro. No, anche se ordini qua, allora qua l'unico posto dove potevi ordinarli online prima, che adesso fra un po' li avrà anche Svapobar, e adesso li hanno messi anche Nebula, li ha messi online. Sì, ma senza pulsare, quello sempre fuori di auto. Certo. Cosa succedeva? Che se tu chiamavi Nebula e dicevi guarda, io vorrei fare un ordine di Tuellmeyer, di Twilly James, eccetera, loro te lo facevano fare. Però il pagamento era solo tramite bonifico bancario, e una volta che gli arrivava il pagamento loro ti spedivano. E ti spedivano sempre a, mi sembra, 6,90 euro la spedizione. Sì. Quindi alla fine per comprarli quei 4-5 giorni ce li mettevi tutti. No, ma perché... poi alla fine nato il Meyer ti arrivano in 4 giorni. Bravo, sono buoni. 3,90 euro. Ma sono ottimi. certo, cioè, tranne ragazzi, non prendete il Peaches and Pears, mai. Proprio se avete deciso di provarlo, non lo provate. No, addirittura. Perché è una roba, non ci puoi credere. Infatti non ci ho pensato, potevo mettertene un po' in un botticino e mandartelo da provare, perché è la roba più assurda. Sa proprio detersivo per i piatti alla pesca. Te lo giuro, una roba proprio insvapabile. L'ho messo, avevo riempito il caifano, ho detto minchia, adesso lo provo. Detersivo per i piatti. E l'ho dovuto svuotare, ho lavato tutto, basta, ho detto no, te con me hai chiuso. Proprio schifoso. Invece il Green Apple Freeze, quello alla mela verde, ma proprio fresco, quello è proprio mentolato, non come il poolside, è proprio bello, senti proprio il balsamico in bocca, e quello lì è molto buono, ma comunque non si avvicina al mela verde della Dea, che secondo me il mela verde della Dea è veramente il mela verde più buono che abbia mai assaggiato. Io della Dea adesso sto svapando il cioccolato della Dea, che è più che un cioccolato, è un cacao amaro, è di un buono, Ho preso solo quello perché mi dice, io sono un amante della mela verde, e quello lì mi hanno detto, prova quello perché dà paura, ed effettivamente veramente dà paura. Quindi, sì, è vero. Da provare. Sì. Un'altra domanda, se vi posso fare, sempre col Keyfan, se devo cambiare liquido, quindi svuotare e rimetterne un altro, che tipo di pulizia bisogna fare? Svuotare, lavare tutto o ci sono altre indicazioni? Durante l'uso? No, diciamo che finisco di svaparmi i miei ml e voglio cambiare roba. Finisci un tank per dire? Sì. Vuoi mettere un altro liquido? Sì. Ma io... Sbuti,
Io svuoto e aggiungono tranquillamente altro liquido, giusto un paio di tiri e poi... Sì, appunto, sì, tranne se non usi un liquido tipo... Se un organico. Magari tranne se non usi la mente. Se usi un regular è difficile che lo fai andare via. Sì, sicuramente, pure se usi la mente uguale, però... Sì, noi, tra l'altro il regular l'ho provato oggi per la prima volta, era domani mattina fa una settimana di maturazione. Ti piace? Quindi, troppo forte. Addirittura? Madonna. Il regular di Luciano? Sì, porca troppo forte? Sì. Ma anche si sente nell'aria tanto, rimane proprio... Ma, cazzo, ma, io... ma il regular qual è quello? Là con la base di liquirizia. Sì. E ho fatto come c'è scritto lì, una goccia e mezzo per millilitro, quindi ho io fatto 20 ml con 30 gocce. Io li trovo blandi, lo sai? Porca troia, cioè quelli di Luciano li trovi blandi? No, ma guarda che non è che lo dico solo io, i liquidi di Luciano sono blandi. Sono blandi, sono proprio... Cioè, ma regular l'hai provato te? Regular l'ho provato, l'Old West pure, anche quello mi pare blando. L'Old West non l'ho provato, però il regular io l'ho trovato fortissimo. Come... Sì? Madonna, sì, potentissimo. Anche poi ti rimane nel naso quell'odore del regular proprio, nell'aria. Ma è dolce? No, beh, dolce no, dolce. No, non è proprio dolce, è un tabaccoso, però sa molto di liquirizia. A te ti piace, Vincenzo, secondo me. Lo vorrei provare, sai. È un tabaccoso comunque con quella nota di liquirizia, però non stanca, cioè almeno personalmente a me non stanca, è un tabaccoso proprio da tutto il giorno, infatti tanti amici miei proprio lo svapano quasi solo quello tutto il giorno. Oggi l'ho ordinato. Sì, adesso la svapo bar ce li hai. Ma sono quelli i liquid refill quelli. Esatto. Quelli sono. Quelli là. Ah, è proprio quello? Sì, sono quelli i liquid refill. Quelli con l'etichetta rosa, che sì, fanno, fanno i boccini da 15 ml di aroma e ne hai per la vita. Così se ti fa cagare te la pigli nel culo perché... 15 ml 30 euro sto boccione di aroma che tra l'altro poi se vai sul sito di Liquid Refill ti puoi comprare anche boccioni da 100 ml di aroma. Porca puttana, 100 ml di aroma che ma c'è gente che va pazzo. Sì, se prendi come Michele che svappa solo il gusto, quello va a bocce da 100 ml. Io sinceramente non poi cioè, ma sempre a gusti, però non li trovo proprio così eccezionali per i miei gusti, gli aromi di Luciano. Cioè, per io per il con regular ci sono rimasto male perché tutti ne parlano proprio non bene, stra bene. Sì. Io pensavo di, ho detto, mica sarà un tabaccoso della Madonna. E invece mi ha un po' deluso perché ma più che altro perché non incontra i miei gusti. Provati gli aromi di Atmos Lab. Cioè, quelli secondo me sono veramente dei signori aromi. Cioè, sì. Devo essere sincero, gli aromi di Atmos Lab mi hanno sorpreso veramente dalla prima volta che l'ho presi. Subito mi hanno sorpreso. Si sente che sono fatti bene. Cioè, se ti capita, provali. Sia i fruttati che i tabaccosi. I tabaccosi, è vero, è vero. Ma sono meglio dei DKS? Sì. Personalmente, se mi devo esprimere, io li preferisco anche quelli di DKS. Cioè, sono fatti veramente bene. Per caso, qualcuno ha provato i Nubes come marca? Non ho capito niente io. I Nubes. Sì, Nubes. Qualcuno ha provato questa marca? No. Io mai. Mica, se non l'ha provato Cristian, non l'ha provato. No. Cazzo. Mica, però sta chat senza Walter che dorme proprio mi piglia malissimo. C'è Luca che vorrebbe entrare, però dice che non ce la fa e siamo già in 10, mi sa. 1, 2, 3, 4, 9, 10, sì. Hai capito. Cazzo, Luca. Lui è lì al locale, però. Si collegava un attimo. Se adesso poi esce qualcuno, entra un attimo lui, dai, poi rientra, ma sì. Ci vuole entrare anche Paolo di Svapo Bar. Oh, ragazzi, uno di voi magari dopo, se esce un attimo, fa entrare qualcuno, poi al massimo rientra, Ecco, qualcuno è uscito. È uscito? Adesso siamo in 9. In 2 sono usciti. In 2 sono usciti. Adesso spero che glielo scrivo. Paolo De Santis. È entrato. Ciao Paolo. Allora, devi attivare il microfono. Il microfono in alto. Sì. Okay. Eccolo.
Ciao. Alessio. Yeah. Oh, Paolo. Paolo. È entrato un qualche alieno, secondo me. Si sentono... Chi è che è entrato? Un qualche alieno. Non sto capendo una cifra, no? Fenix 32. Fenix? Ah sì, c'è anche l'altro. Ciao Fenix. Ciao. E Luca non è entrato alla fine, che coglione. No. Gli ho mandato, ho detto entra adesso e sono liberati due posti e non è entrato. Ragazzi, controllate se è stato postato il link del live su YouTube. L'ho messo sì, due volte. È stato postato. Sì, anche perché ci sono 12 persone che stanno guardando. Perfetto. Come fai a vedere chi sta guardando? Non so se io che la sto facendo la video chat lo vedo. 13 persone, dice. C'è anche il mio spacciatore in linea. C'è? Il mio spacciatore è Sigitali. Grande Sigitali. In streaming dal vivo ora, però non mi dice quante persone, in effetti. Oh, Paolo, hai iniziato di nuovo a svapare? Svapi ancora? Sto provando un nuovo liquido. Ah, ma svapi ancora allora? Sto provando un nuovo liquido. Ah, stai provando e basta? Sì, un amico che mi ha passato questo liquido con un tipo di glicerina diversa e lo sto provando. Ah, stai vedendo se magari può andare bene per te? Esatto. Speriamo, cazzo. E difatti i vapori di Nutella, quando gli avevo detto che tu facevi fatica a svappare, sai che anche lei c'aveva questo problema, mi ha detto no, fammi contattare che gli dico io qualche glicerina che magari non li fa male, cioè che non li fa venire quelle cose lì. Non la riesco mai a incrociare. Ha detto di contattarlo, non so, che ti voleva consigliare un paio di cose, che cazzo ne so. Boh, che cazzo ne so. Oh, male! Oh! Che cazzo ne so. dimmi. Ma come hai fatto a mettere il simbolo? Che simbolo? Il simbolo a fianco... Ma alla... ce l'hai anche tu, Cri? Ah, ce l'ho anch'io. Non sì, lo vedo io. Sì, io devi sì. Devi cliccare sul tuo nome. No, mi sono stufato di cliccare, basta. Andiamo bene. Puoi cambiare anche il colore, va per. Eh? Puoi cambiare anche il colore se vuoi, mettere giallo forse. Passo una serata così. Ma chi è il ragazzo Fenix 32? Fenix? Non so, non parla. Non lo so. No, è un ragazzo proprio naturalmente in bianco e nero. No! Lui è naturalmente così, in bianco e nero. Pazzesco. Ma non parla, è muto. No, è sveglio, c'è il muto. No, poi gli faccio dire. Puoi parlare, ti do il permesso di parlare. Pronto? Puoi parlare. Hai visto come parlo? Pronto. Io sono pronto, e tu? Sì. Mezz'ora che sono pronto. Ma ce la sono in bianco e nero, chi è tu nell'oscurità? Ti dicevo. Con chi parla Vincenzo? No. Oh, oh, oh. Vabbè, risolviamo un po'. Solo a parlare, sì. Elia, ci stai? Sì. Hai provato la wiki che ti ho dato? Sì, ma non è che mi trovo troppo bene. Perché? Rilascia un sapore strano rispetto a quelle solite. Strano tipo? Ma che tipo di wick? Ma... Usare un tipo di cotone italiano per tentare qualche nuova bio wick. La wick appena la fai? Ti fai una resistenza nuova che ti lascia all'inizio quel saporino lì, che dopo, no, al massimo non è bello, non senti più niente.
ho capito. Con quella invece persiste, va avanti per un bel po'. Ok, ma l'hai provata con che tipo di liquidi? Non ho capito. Con che tipo di liquidi l'hai provata? Ripeti che non ho capito una mazza. Con che liquidi hai provato? Ah, vabbè, per me è solito il mio libro. Vincenzo, con che liquidi l'hai provato? Oh, mamma. Quindi? Quindi con che liquidi? Il mio solito, il mio mix, il tabacco, tutto mi spiace. Quando sono pronti i primi 10.000? Okay. Quindi martedì ho tutto e posso far partire le prime 10.000. Oh, Vincenzo, ci stiamo facendo i cazzi tuoi. Vedi che 5.000 sono per me. Non ti capisco. Neanche che qua c'è tutti che vogliono entrare, mi stanno facendo la testa così appena si dice. C'è Marco che non riesce a entrare. Chi è che Luca. C'è? Luca. Sì, no, Luca lo so, è un pirla, perché se, quando ho detto prima, visto, se sono liberati due posti poteva entrare e non è entrato. A Paolo gli ho scritto il messaggio, è entrato subito, però lui no. Sì, ma è un po' come il collocamento, è come il centro per l'impiego, questo chat. Sì, no, è vero. Vabbè, poi non stiamo parlando di niente praticamente. No? Siamo in 10 tutti zitti. Dai. No, io stavo guardando Vincenzo, veramente. Sì. Vincenzo? la telenovela sembrava. Minchia. Oh, Cream. Se chiami Luca velocemente che ti risponde, però gli lascio il posto io. Addirittura. Però deve entrare subito, se no. Che ti devo dire? Mo' glielo dico. Tanto lui se ne va subito. Tanto lui se ne va subito perché lui sta lavorando, eh. Aspetta che glielo dico. Allora, aspetta. Basta che dopo me lo dici che così rientro subito. Appunto, sta uscendo. Tu segui la su YouTube. Allora, sta uscendo. Se vi interessa io me lo vendo il posto in chat. Me lo vendo. Io faccio il cambio per un provato. Esci entro 10 minuti, dai. Ok. Dai. Sicuro che entra qualcun altro. Ma vai, ci scommetto i coglioni, guarda. Poi lo schifo, se poi ti devi muovere, perché sennò... Adesso vediamo chi entra. Adesso entra Walter. Si è svegliato la storia. Walter ormai si è addormentato. Minchia, in coma Walter. Minchia. Allucinante. Ecco, è entrato Michele Di Caprio. Dov'è? No, non ci credo. No, non ci posso credere. No. Vince, tutto a posto, Vince. Tutto a posto, tutto a posto. Purtroppo non si finisce mai di lavorare. Minchia, l'hai rimesso te. Oh, è entrato Giovanni, attenzione. È entrato Centorino. Ha preso il posto di Luca. Sì, ce l'ho fatta, io non vedo nessuno. Perché sono al buio. Paolo. Ecco. Aspetta un attimo, Non gliene ho fatto un caso. Oh, Giovanni. Ehi. Ma ci sei? Sì, dimmi tutto. Non ti devo dire niente, volevo salutare. No, è che devo accendere delle luci perché non si vede un cazzo. Ma come mai è così buio? Perché c'ho le luci spente. E gioca il bici. Accendo la luce. Accendi. Oh, Ale. Ehi, ci metti cuffie. Ma tu che abiti a Torino, no?
Mica, non è che sei lontano da qua, perché il 2 dicembre non vieni qua, c'è una serata? Ma ho visto che c'è la cena. E vieni, cazzo, scusa, il 12 dicembre? No, mica, ma, infatti, che... no ma infatti mi son, abbiamo scritto due messaggi con Luca. Mi ha detto anche, perché ovviamente ho detto se vengo su devo fermarmi a dormire la notte, se no torno a casa su due ruote. Beh, quello sì. E allora gli ho detto no, vengo su, però se, cioè, se vengo su mi devi trovare una pensioncina, devo fermarmi a dormire, se no muoio. Però è lunedì, eh? Ah, minchia, come cazzo. Quello fa? È il problema, per quello te lo sto chiedendo, perché comunque è lunedì sera. Ma come cazzo, poi come, cioè, anche volendo, no, vengo su, poi come cazzo torno indietro? Cioè... Tu dici perché non vuoi tornare in condizioni... No, minchia, torno in retro. Cioè... quello lo so. No, in retro affari spenti. No, diventa difficile. No, però comunque un giro verrò a farmelo sicuramente. Dai, vieni, cazzo, dai. Magari non il 2, però un weekend me lo vengo a fare. Se abitavi lontano come loro a Napoli o lontano... No, certo. Vabbè, dai. Allora, Gio? 3, 6. Siamo di 9 in 9, Luca e Cristian, chiama Luca. Ma è Luca, lo sto continuando a chiamare, e Pirla non entra. No, sta... ma ha scritto, mi dai il link completo, è più poco Dio, più completo di così. non lo so, non... ma perché è uscito Paolo? È uscito? No, no, sei, no, tre, no. Sei, siamo sempre in 9. Ma a me arrivano le chiamate di Luca. Ma pronto? Entrato. Sto chiamando tutti. No. Quanti siamo? 10? 10. Niente, devo espellere qualcuno. Continua a chiamarmi. Dai, l'ultimo arrivato. No, espelli Nick. No, per forza devo farlo, non è per cattiveria. No, vai. Deve entrare lui, che cazzo, se non si muove però. Che lento però, Ma non si muove, gli ho messo il link, gliel'ho messo lì proprio. Dove cazzo glielo metto sto cazzo di link? Aia. No, è rientrato il maniaco. No! No, dai, così no. Cri. Pronto, dimmi. Sei già rientrato? Stiamo cercando di far entrare Luca. Fai una cosa, digli di avviare Hangout. Riprovo ma fino a quando non ci sai cos'è il problema? Sai cos'è il problema? Che lui dal telefono lo sta facendo. Sì, stava camminando per strada. Quando ti colleghi Hangout, ti chiede di partecipare alla chat prima di entrare. Logico. Intanto di cominciare a collegarsi Hangout. Una volta che è pronto, io esco e entra subito lui, perché se no entra sempre qualcun altro. E io li sto espellendo tutti. Lo stai smarronando. Cartellino rosso a tutti. Ma perché c'ha sta voce da porno attore? Basso. Come mai? Perché la gente dorme. No, perché poi ci contagi, mi viene anche a me da parlare basso. Ah, un po' così. No, però ascolta. Ho una proposta che non potrei rifiutare. Porca troia. Minchia, ma dov'è Gianfranco? Dimmi. Ma dove sei? In terrazza? No, in terrazza. Cioè? Non lo so, mi sei... Ah, sei sotto il letto a castello. Sì, sempre sotto il letto. Sotto il letto. Non lo so, mi sembra... Non lo so. Una chat con più di 10 utenze non la riusciamo a trovare. Ma facciamola su Skype piuttosto, che cazzo. No, ma secondo te, cioè Luigi, più di, cioè, non si riescono molte volte a gestire 10 persone, pensa a 20. 20 nomi. Non può, è impossibile. È impossibile proprio, secondo me. Poi.
E niente. Perché, perché poi parla uno, poi parla uno, poi parla l'altro, parla l'altro. È vero, è vero. Una alla volta. Ma Cristian, mi dicevi che non riuscivi a far andare il... cioè che non ti trovi col K-Fan con le resistenze basse? Leggevo oggi su Svapo. A me? Che non mi trovo? Sì. Dicevi, non, avevi scritto un post con scritto una roba tipo non c'è un cazzo da fare, il K-Fan ha bisogno di... No. Di potenza. Sì, no, se no, un po' diverso. Vabbè, sei papinato. No, su Kaifun comunque ho bisogno di un wattaggio più superiore, anche con qualsiasi resistenza, cioè, rispetto ad altri sistemi. Cioè, il Kaifun per dire una resistenza da 1,5, cioè, non riesco a utilizzarla, che ne so, ma è come altri sistemi, ai semplici magari 4 volt. Per dire, in questo caso col provare, no? Cioè, comunque, almeno nel mio caso, lo alzo sempre di più, cioè, lo utilizzo sempre a 4,5, in questo caso adesso c'è una resistenza da 1,5, la utilizzo sempre a 4,5, non cioè, mi dà grosse soddisfazioni abbassando troppo, sinceramente. Ah, ok, no, allora lo alzo, non ho capito male. Sì, potrebbe essere basso. Vabbè. Vabbè. Vincenzo? Dimmi, cioè, indaffarato, è addormentata al posto di... Cosa stai rigenerando? Che sistema, eh? Ah, se vedi che stai facendo qualcosa, mi sembravi troppo impegnato. No, guarda, sto uscendo pazzo. Super otto. Sto uscendo cazzo. Ormai sul Kaifun le sto facendo tutte adesso, ormai. Lo sai? Ormai sì, Super 8 sì, ogni tanto le facevo, ma in effetti AS comunque alla fine vanno bene uguale, non è che... Non è che cambia proprio di tanto. Non cambia un cazzo alla fine. Mi metto 3 spezzoni di wick da 2 e vado alla grandissima. Occupo bene tutta la camera, si impregna benissimo, mi dà anche, comunque, anche essendo mai un pochino più di wick, mi dà anche un buon aroma. Ogni tanto col cotone, quando c'ho voglia di fare qualche cosa in più, ma col cotone è comodo che sfilo il cotone, faccio un dry burn, scado la resistenza e poi ci fico il cotone nuovo. Quello è comodo, però. E comunque il cotone funziona abbastanza bene. Sì, però c'è questa roba che... Ma non si brucia il cotone. Che si brucia, se sì. Quello è il fatto, però... Se lo metti bene, cioè, specialmente nel Kaifun, è quasi impossibile che si brucia. Sì, no, certo. Hai capito? Io ho fatto ora una resistenza sul Kaifun. Quando esce? 4 ohm? Mezzo. No! Da 35 ohm. Ho utilizzato la Witch 12 da 2,5 e il Ribbon da 0,4. Ho fatto 4 spire e mi è venuta... Vediamo 8 se riesco ohm. A farvela vedere. Eccoli. Ciao Gelli. No, non si vede, aspetta. Da 1,5 comunque. Witch da 0,2 e Ribbon da 0,4 con 4 spire. 1,5. Cioè, ripeto, io ricollegandomi al discorso di Christian, Jellyfish. Non capisco. Eccolo, ce l'ha fatta. E te l'ho detto. Guarda. Bella. Luca. 20 minuti, oh, che cazzo è? Adesso mi fai litigare con le persone, adesso, lo sai per colpa tua. Ho buttato fuori 4-5 persone con da pisare. Ma anche in discoteca ci metto così tanto entrare. La selezione all'ingresso qua. Ormai che sei già dentro al mio locale, sennò minchia, mi sentivo pure al freddo, già fuori da qua. Minchia. Dalla chat. C'è uno che ti ha scritto, Krieg, ha detto che l'hai cacciato dalla chat. sta spillando sul gruppo. Che cazzo me ne frega, che cazzo suona. È lì che è incrassito perché l'hai cacciato. Adesso glielo dico. Vabbè, dopo ti dico che è colpa mia, non ti preoccupare. Oh, ma Daniele dice che non riesce più a entrare. Daniele chi? Daniele di Cerino Laghetto, lì, del tuo amico. Ah, il Dani, non riesce a entrare? No, era dentro prima, non so perché, per quale motivo lui si è uscito e adesso mi ha scritto, non riesco più a collegarmi, ricorda a tutti del 2 dicembre, per favore.
L'ho già detto, il 2 dicembre. Sapete tutto, il 2 dicembre a Cerenza Laghetto c'è una svaposerata, si mangia, si beve, c'è la lotteria con dei bei premi e tutto. Niente, volevo ricordarlo, me l'ha detto, l'ho ricordato. Oh, sì. Raga, se sentite la musica da film porno, è la musica del locale, non la posso spegnere. Minchia, oh, la tua musica da film porno, il Cristian che la parla... La luce rossa. Non posso spegnere. Sì, è esagerato, dai. Solo perché parlo basso. Un po' così. Che cazzo, voce paurosa, oh. Lo so. Papà, ragazzacci. Eh? Cosa state sbopando? Cioccolato della Dea su Kanger Pro Tank 2. Ah, ok. Figa, sei un grande, la devo registrare sta voce, per favore, le persone non facciano il terzo scherzo. Ma quanti siamo adesso? Io vedo 5 persone, però il mio schermo è 10. Ma perché il telefono qua c'ha un pollice e mezzo indice, quindi non si vede un cazzo. È piccolo il telefono. Se metti e sposti le figure, vedi le altre persone pure. Aspetta che l'ho storto. Allora. No, non si è capito più. Oh, ma che ti sei scollegato. Eccolo. Mi vedo. Ah, ma ciao Gianfra! Ciao! Sto a posto? Sì, sto a posto. Oh, Ale! Ehi! Ma si è offeso Luca? mi sono offeso io. Non è che l'ho fatto, non è che l'ho bloccato per cattiveria, gliel'ho scritto adesso, gli ho detto guarda che... Gli mandiamo un pulsante da Natale, vedi com'è contento. Poi. Sì, appunto. No! Ah, dopo mi dico anch'io, è colpa mia. A proposito, Luca! A te è arrivato quello di Alessio? Io oggi mi sono svegliato alle 3 del pomeriggio praticamente, quindi non so se è arrivato, mi sa che non l'ho ricevuto, però Ale, tu me l'hai mandato quando l'hai mandato a Cri? Sì, li ho spediti insieme. A me mi è arrivato stamattina, a mezzogiorno. Però strano, perché comunque in casa c'era qualcuno, quindi se no, dovesse... Ma poi lui l'ho spedito in posta prioritaria, semplice, quindi non devi firmare per prenderlo. Te lo metto nella casella. Minchia, magari c'è il liquido in posta, si sarà bagnato, se pioveva. Magari te l'hanno fottuto. L'ho chiuso bene, comunque. Minchia, io se nella casella a fianco vedo qualche liquido, che ne so, Mr. Good Vape o qualcosa, glielo fotto, sinceramente. Proprio ship in casa. Sì, minchia, speriamo che svaporano tutti nella mia scala. Non lasciamo più niente, faccio come Atti, la passo e distruggo tutto. Bravo. No, non lo so Ale, devo controllare, però se i miei non hanno ricevuto nulla magari arriva domani, perché lui è a Milano, io sono fuori Milano. Magari ci metto un po' di nevica. A me è come quando nevica, ci cagano quando si è sciolta la nevica. Tra i 10 giorni tutti ricordano, passano pure l'estate, era passato. No, ma è già strano che gli sia arrivato oggi, perché l'ho spedito ieri mattina. Cioè, in un giorno la priorità è peggio di raccomandata uno, che ci mette 2 giorni. Sì, ma io abito in un paese di sottoni, pure i postini ci sono rimasti sotto, quindi magari è capace che me lo portano domani. La speranza è l'ultimo a morire. Sì, no, ma vedrai che t'arriva. Sì, no, vabbè, ma anche quando ho fatto un ordine da Genova per prendere i... Fammi di Decadent Vapor, ci ha messo 3 giorni, ma non l'avete ordinato in Normandia, quindi figurati. L'importante è che arrivi. Oh, ti stai scimmiando con l'UFS, vedo, Sì, stasera l'ho portato, che la box mi aveva rotto i coglioni, c'aveva la batteria scarica e l'ho messa a caricare. No, dico, ti piace allora? Sì, c'aveva lit con la nicotina a meno 5, non più 4. Non c'avevo hit praticamente, mi stavo salendo nelle crisi, fammi prendere l'UFS un attimino prima che mi sale la carogna, spacco tutto. Va bene l'UFS, va bene.
Ma non mi ricordo, chi è che gli pisciava da sotto l'altra volta? A Massimo, a Massimo. Dov'è? Chi è Massimo? No, non c'è qua adesso. Ma Massimo Cazzola? Sì, 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 sì. Vabbè, guarda. A me non ha mai perso una goccia da lì, eh. Manco più cazzo, proprio... Ma neanche le prime volte che lo aprivo tutto, lo giravo, ma io non avevo neanche... Ma mai perso una goccia. Mi gorgoglia, a volte si allaga, sì. L'aria, le solite personaggi lo perse, ma... Però dire perde proprio non posso dirlo, perché non me l'ha mai fatto, mai. Ma mi funziona alla perfezione. Mai, e sto parlando di un clone, quindi non credo. No, appunto, ma va, assolutamente. Side col killer, hai visto? Sì. Non so che cazzo ha fatto, si è allagato tutto, ha perso. Non so. Io il killer ogni tanto lo uso nell'UFS, però boh, non lo so, no, funziona bene, non è che non funziona bene. Oggi anche Antonio Limingardi mi ha scritto che non è che lo soddisfava tanto il killer nell'UFS. Ma non riesco a capire perché si sia completamente allagato. Mica il B-side è un sistema a prova di bomba, cioè non ha una regolarità nel suo utilizzo che è superiore praticamente anche all'originale. Mi pare strano. Secondo me comunque avrà sbagliato lui a fare qualcosa. Mi viene da pensare. Non lo so. Se lo chiedo quando lo vedo, me lo faccio spiegare. Magari ho fatto scherzo. Sì, appunto, magari sì. Magari sì. Quando paghi un Atom 50€ ti girano i coglioni. No, ma anche perché comunque killer dentro l'FS è difficile comunque, cioè non è un po' difficile da allagare, il killer, perché comunque c'è un bel po' di lui. La grandezza dei fuori com'è? Di che cosa? Ci sono i fuori nel killer giù sotto, giusto? Vabbè, sì, ma tanto nell'UFS che cazzo ne frega dei fuori. Sì, i fuori per farlo entrare il liquido? Sì, sono abbastanza, ce l'ho anche qui dentro, sì, no, sono abbastanza grandi. Perché io ho preso da provare un look che è un po' più piccolo del ciscolo, è leggermente più piccolo il fuoco, perché il ciscolo ha un equilibrio, lo sai anche te, è un po' più fragile, ma gli mezzo di è finito, non l'hai. Adesso proprio il ciscolo che proverò e vi saprò dire, non so se va meglio. Ma te l'ho presto io il kill, io c'ho il clone, non ho comprato il kill perché non mi interessava, tanto non è che lo utilizzo. Il clone, quindi tutti i cloni va bene. 10 euro costa sto kill qua. Come un cisco, 10 euro per le cose, appunto. Si capisce un cazzo di chi è il clone. Non si sente, non sento più niente. Mi senti? Sì, ora sì. Dico il clone, ma sentivo un disturbo, vabbè. Il clone gira bene? Il clone del killer? Sì, cioè, non è che sono fatti uguali, cambia il materiale, quello. Il killer è una roba semplice, non è che sia chissà che ingegneria, cioè, così o così, cioè, è uguale, cambia il materiale, non è che cambia molto. Cioè, oddio, il pin è un po' del cazzo, ballo un pochettino, non so quello del killer originale come sia. Non è che proprio, però... Ho il telefono appoggiato alla cassa, se entra qualcuno pensa che sto parlando con i soldi, cioè ve lo dico. €500.000, vabbè, io se entra qualcuno vi saluto perché faccio figure di merda, però visto che stasera non c'è giù un cane morto, possiamo stare qua fino alle 2. Olè, olè! Ma Cristian, ragazzi, hai già mangiato? Vi posso confermare che comunque... Hai già mangiato? Sì, ho mangiato. Mi senti? Sì. Vai. Vi posso confermare che comunque il Kaifun è settato così con la Witch da 2 e il Ribbon da 0-4 con le 4 spire è una cosa impressionante. Va benissimo, eh? Ci sono 1000 setup nel Kaifun, veramente, guarda. Ne puoi provare quintalate, funziona sempre bene. Il Kaifun, cioè, ha un bel margine di errore comunque. Cioè. Io veramente, da quando è che l'ho, è una settimana che l'ho, ho sciupato veramente un sacco di resistivo e di witch, perché mi sto sbizzarrendo a fare tante di quelle resistenze che qualsiasi provo mi danno sempre soddisfazione. La classica S l'hai fatta? La classica S? Cosa?
La classica sì, è sì, sì. Con quale wick però? Da due o da di più? No, l'ho fatta con la Ecovul da un millimetro. Ah, la Ecovul l'hai usato? Sì. Che poi la Ecovul di un millimetro mi sembra che abbia lo spessore di una 2 normale. Di una 2, perfetto, sì. Allora sì, è messa è triplicata, no? Yes. Sì, sì. Ah, sì, sì. Così, secondo me rende veramente bene così. Cioè, veramente è un atomizzatore con la quale ti puoi sbizzarrire e ti diverti veramente, perché qualsiasi setup fai, veramente hai tutto, hai hit, aroma, è difficile. Soltanto con i liquidi della Standard Vape hai un po' di problemi perché sono troppo densi. È normale, con i VG il Kaifun non va tanto d'accordo, sì, con i liquidi VG. Io oggi guardavo, ho fatto un ordine da Svapobar e guardavo il Fogger. Credo che comunque sia il clone del Typhoon. E c'è l'Alessio. Secondo me è fatto bene il Fogger, a differenza, sì, però, del Typhoon. Perché praticamente è il gruppo dove si fa montare la resistenza, che è molto più basso rispetto al Typhoon, che è quasi a metà tank. Ragazzi, il Typhoon GS qualcuno l'ha visto? Sì, è molto più piccolo del GT. Ma cambia, quindi... È leggermente più lungo, ma ha un diametro di 17 mm. Contro? Contro i 22. Ah. Sì. Esteticamente... Cosa? È lo stesso il principio di funzionamento? Sì, uguale. Cambiano soltanto le dimensioni. Però ripeto, se devo prendere quel tipo di sistema, con quel tipo di configurazione, secondo me il Fogger vale molto di più e spendi molto di meno, perché ripeto, ha proprio la configurazione della resistenza che è veramente quasi al limite della base dell'atomizzatore, a differenza del Typhoon che è là a metà, lì poi lo devi utilizzare, sì, come se sei a mesh. Il problema, Vincenzo, è che se riesci a farlo andare bene per tre tank di fila, fammi uno squillo e mi dici no, fai. Io non l'ho semplicemente visto, era no, però pensiero. Il problema è il Fogger, è un bellissimo, cioè fatto anche bene, nel senso le filettature, le cose, tutto perfetto, però sì, appena lo setti funziona benissimo, dopo due tank comincia, sì, ad allagarsi, ma da far schifo. No, veramente? Ma sì, a Wick regge un po' di più, perché incomincia ad allagarsi quando la resistenza arriva un po' che ti dice ehi, cambiami. Invece, sì. Invece la mesh, mica, come la fai? Io l'ho fatta, carico, spettacolo, proprio... Tiro perfetto, funzionava benissimo. La resa aromatica ovviamente non c'era, perché però dopo il secondo tank è andato ancora bene, dal terzo tank in poi non c'è stato verso di farlo andare. No? Proprio no, si allaga di continuo. Poi anche se fai, avendo lo stesso sistema quasi del K-Fan, no? Come di alimentazione, qua succede, se tu lo giri e attivi la batteria, lui dal bocchino incomincia a colare qualche goccia, che è quella che rimane dentro, quindi si secca di nuovo. Poi come lo rigiri, fai tipo 3, 4, 5 tiri, al sesto comincia di nuovo ad allagarsi. Vabbè. E allora ti viene da tirarci una rottura di coglioni così. Sì, no, infatti, allora t'affanculo. Sì, proprio sono consolato da tutti questi discorsi. Allora qua. Non lo so, Ale, provo a prenderlo, allargo il faro come mi ha detto Crie, vediamo se riesco a farlo. Aspetta. Aspetta la gallo, perché a lui addirittura gli sembra rioso col foro di base, vedete? Non so, una cosa del genere, perché veramente, cioè, non me ne capacito di una roba del genere, però io ti dico, aspetta, perché provalo prima normale, poi ad allargarlo, perché a lui è differenza mia e di altri. Abbiamo alla stessa maniera, quindi se per te è arioso vado un po' anche sulla fiducia, poi lo provo di base, di default, vediamo. Sì, sì, prima provalo così, poi vieni. Ma sì, Ale, me lo dà un tipo 20 euro, me lo dà, che l'ha usato un po', ma si vede che si è stancato. Buono. Per 20 euro. Ma poi di funzionare funziona bene, se fai la mesh fatta bene così, poi i problemi non te ne dà, funziona bene, si alimenta bene. Ma non è obbligatorio si dà la mesh, perché è isolato attorno. Sì, no, cioè poi non ossidarlo, se poi l'ossidazione glielo fai con un meccanico, perché comunque io lo direi con un meccanico, perché comunque attorno alla resistenza, quando gli metti il filo lì, deve essere ossidato,
Il problema è che io penso che sia sempre meglio ossidarla la mesh, nel senso che se tu poi la ossidi, che gli metti sopra il resistivo e poi inizi a dargli colpetti, che si ossida bene tutto attorno, poi dovesse mai capitarti che si sposta appena, ti dà degli spot, e quando ti dà uno spot un RSST, perché proprio ti riattaccato proprio dalla resistenza. Posso intervenire? Inizia... Prego, prego, vada. Ma ha detto Igor, che ha detto di a Vincenzo che lui ha avuto il Fogger e ora ha il Typhoon, e dice che non c'è storia, il Fogger è quasi inutilizzabile senza qualche modifica. Vedi. Sì, c'ha ragione. Così ha detto. C'ha ragione. Allora è vero. Sì. No, no, ma poi se volete, raga, cioè se lo volete, se lo vuoi provare, Crite, lo mando, lo provi, vedi un po' se no, riesci a farlo andare. Mi dici tu così, un altro me l'ha detto, è inutile che sto a tribulare pure io. Infatti. Non è che, cosa posso fare io di più di quello che hai fatto te? Cioè, niente, quindi se così è così. No, infatti, nel senso che comunque... Io, ripeto, parlo per quello che vedo dalle immagini fondamentalmente, vedo che comunque se avessero fatto, secondo me, il Typhoon con il sistema di... alimentazione, quindi il montaggio proprio della resistenza in basso, secondo me avrebbero fatto una cosa forse un po' più intelligente tutto qui. Non sto a giudicare le prestazioni perché non li conosco nell'uno nell'altro. Allora sarei curioso di provare il Typhoon. Sì. Infatti. A questo punto... No, ma infatti sulla carta il Fogger è un atomizzatore della Madonna. Nel senso, come è fatto e il prezzo che ha è un esatto, della... esatto. Il problema è che poi quando lo prendi fa cacare, non c'è un cazzo da dire, è un atomizzatore assurdo. Sì. Vabbè, comunque, vabbè. È così, ci puoi fare un cazzo, cioè paradossalmente funziona 100 volte meglio il BT-804. Addirittura. Mica, quel clone del Kefane è una bomba, se gli tappi un po' l'aria, che magari te lo trovi con l'aria precisa perché è arioso da paura e magari a te ti piace, mica, quello funziona veramente bene. L'unica pecca di quella roba lì è che ha una capienza veramente minima, nel senso limitatissima, però funziona da paura. Cioè, non si allaga, funziona come che fanno alla fine. Ovviamente i materiali fanno cagare, quanto costa? 10 euro, 12 euro, quindi sono proporzionati a quello che costa, però comunque funziona. Cioè, molto meglio del... Cioè, non funziona a mesh, vabbè, però comunque molto meglio del Fogger. Se uno lo deve usare a Wick, il Fogger è uscito male, ma secondo me anche loro lo sanno. Però non dicono un cazzo perché li devono vendere quelli che hanno fatto. Bastardi. Ma c'è qualcosa di nuovo all'orizzonte che deve uscire, che è a livello di sperimentazione, che voi sappiate? Il Kraken. Ma il Kraken è già uscito. Sì, ma in Italia ancora no. Cioè, sì, no, lo trovi soltanto negli store fuori. In Italia credo che l'abbia soltanto Mr. Smoke, ma costa intorno ai 155 euro. Oh, il Kraken, se non sbaglio, c'è anche in taste. Va bene. Ma che c'ha di particolare? No, che... Ma è un classico atomizzatore a mesh. L'unica cosa positiva è che comunque il cap si attacca fino in fondo. Comunque la condensa non fa sì che comunque si stacchi come tutti gli atomizzatori a mesh. È l'handicap di quel tipo di sistema. Questa qua è poi che è dual coil stop. Poi ovviamente i materiali di costruzione dicono che sono dei materiali molto pregiati. Poi bisogna vedere materialmente all'atto pratico quando si acquista e si prova tutto qua. Con le parole siamo tutti bravi, poi è da testare l'attore in se stesso che comunque ti fa valutare. Vabbè, sì. Siamo sempre lì. Esempio lo Z-Atti, 185 euro, lo trovi anche a 150, 160, però se non sei abituato comunque a svapare con dei sistemi molto ariosi, è meglio che non li spendi quei soldi, perché non hai possibilità di modificarli in nessun modo.
Cioè, l'unica modifica che puoi andare a fare è o prendi un drip tip con il controllo dell'aria, o comunque ti modifichi un drip tu. Però ripeto, spendere quelle somme per un atomizzatore che poi non ti appaga non c'è completamente motivo. Sì. Io sono di questa convinzione. Meglio spendere 20 euro per un RSST che ti soddisfa molto di più. Sì, ma vabbè, comunque bisogna provarli per sì, la regolazione dell'aria. Per capire. Sì, è pure la regolazione. È una camera ridotta rispetto a uno ZAT. La regolazione dell'aria e la camera ridotta. Sì. E quindi poi è normale che quelli comunque non vengono utilizzati più con la mesh, ma con la wick in acciaio. Però perché ripeto, per andare a spendere quelle somme bisogna andare a capire qual è il valore aggiunto che giustifica quell'importo. È chiaro. Ma se vai a cercare la giustificazione dell'importo è difficile che la trovi, come in tutte le cose. È la stessa cosa. Dico, se vuoi utilizzare un buon atomizzatore a mesh e comunque ti soddisfi in tutto e per tutto, prendi un RSST e sei a posto. È chiaro, io ho avuto all'inizio una Rashi e posso dire che è un ottimo atomizzatore. È chiaro, era difficile, comunque montando la resistenza andava a fare un hotspot, anche se era leggermente largo, diciamo, il pin centrale da dove si attacca il negativo. Però ripeto, stringi un po' più la mesh verso il positivo e hai annullato del tutto l'hotspot. Poi là devi essere anche tu bravo a andarlo a settare. Il tutto, la funzione di un buon atomizzatore a mesh è la camera d'aria. Perché dico, se hai un cap che comunque ti ammortizza e l'aria in eccesso e la condensa, hai delle prestazioni elevate sia di aroma che di fumo che anche di heat. Ha bisogno di aria. Cosa? No, dico, hanno bisogno di aria per finire il mesh. Sì, e in quel caso l'unica cosa che puoi fare è come l'RSST, allarghi leggermente il foro in base alla tua, al tuo modo di svapare, tutto lì. Ma sì. No, ti devo chiedere una cosa, no, ma io li conosci Liquidity Elegance Vape? No, scusi, era una curiosità, volevo sentire, non c'è nessuno qua di Roma? No, di Roma non c'è nessuno, no. Non so, no, mi stava curioso se qualcuno li conosceva. Siccome proprio c'è, cioè, è proprio montata proprio colossale, cioè se vai a vederti tra virgolette lo spot anche sul sito di questo Elegance Vape, che sono francesi, c'è proprio addirittura sia il proprietario di questo negozio che in Francia, addirittura proprio li pubblicizzano appunto proprio con la scritta i miglior liquidi al mondo. C'è proprio, c'è una scritta devono così. Pubblicizzare. Sì, ma è una roba assurda, cioè, ho fatto una testa così, che gli ho detto, oh, me ne sta mandando un paio, sono proprio curioso veramente di vedere questi cazzo di liquidi. Poi gradazioni assurde, cioè, la minima gradazione di nicotina di questi liquid mi sembra che sia 11 di nicotina, fino ad arrivare mi sembra 36, sono robe stratosferiche, infatti ne ho detto, guarda. Mandami la 11 se ce la fai con qualche zeva, perché cazzo come fai a svapare 36? Ma se ti prendi, un G4 ce la fa a fumare 36. Pronto? Ah, col G4, sì. La sera, vero. Se la metti su provare, eccetera, non andiamo più bene. No, quindi, no. Ragazzi, volevo solo dire una cosa, perché l'ho visto, e rispetto a un sistema mesh classico, il Kraken va veramente bene. Non voglio far pesare la scimmia a nessuno, però... Ah. Non ti so dire rispetto all'RSST, ho visto che hanno fatto pure una modifica per mettere la camera ridotta. Te l'ho vista anch'io. Sì, però comunque con la camera ridotta e la regolazione dell'aria, a parte l'estetica, perché ci vuole pure, perché è veramente bello, visto da vicino è veramente bello. Ma funziona bene, però è normale, è sempre un sistema a mesh, quindi bisogna sempre farlo funzionare. Esatto. E non tutti sono in grado, io per primo, io non sono mai stato un amante. L'altro giorno parlavo con Gherardo,
Mi sto aspettando. Vi avevano consigliato comunque come configurazione ottimale per il Kraken di utilizzare la Witch, questa in metallo. Il filo d'acciaio? Sì. Gli consigliavano, se non ricordo male, era un 2 mm se non sbaglio, e poi alla parte finale dove si fa la resistenza utilizzare un paio di giri di mesh. Poi, solo la prima volta. Solo le prime due resistenze, poi dopo la puoi anche togliere la mesh e puoi andare direttamente sulla wick in acciaio. Ma si deve ossidare prima questa witch oppure no? No, allora, la wick in acciaio è conduttiva, quindi ci vuole devi mettere la mesh per ossidare la mesh per togliere la conduttività, per andare in curto. Però dopo che l'ho usata hai fatto 2-3 resistenze sopra quella mesh, sotto la wick in acciaio si ossida da sola con la mesh che sta sopra, quindi dopo che hai fatto 2-3 volte la resistenza togli la mesh e vai direttamente sopra la wick in acciaio. Ma risposta aromatica. No, se vuoi, allora, io ho provato a ossidare solo la wick in acciaio, però non va bene. La mesh. Guarda anch'io, è vero. Eppure, ma però, tanta gente che lo usa così. Però aspetta, alla prima volta, però dopo che tu hai fatto le resistenze, 2-3 resistenze sopra quella mesh, dalla quarta resistenza togli la mesh e poi giri direttamente, senza fare nulla, giri direttamente la resistiva sopra la... Sì. Così va bene, ma se no non va bene. Infatti io sono stato lì veramente un'ora l'altro giorno a ossidare sto cazzo di filo, ossidavo. ho consumato una bombola intera un po' fuori di ossidare lì. Niente, la risposta aromatica, però la risposta aromatica della wick in acciaio, per me, da quello che ho potuto vedere, è superiore anche alla ceramica, cioè no, è vero, senti con la wick in acciaio in un sistema mesh non lo senti in nessun sistema. No, è vero, è micidiale. Poi specialmente col filo d'acciaio c'è proprio anche inclinare, non devi inclinare neanche più di tanto, se inclini troppo quasi quasi gorgoglia, perché proprio pesca che è una meraviglia quel filo lì. E poi non bisogna usarlo su un sistema vari volte. Non bisogna? È no. Meglio sul meccanico. Sì. Sì, io lo sto usando appunto sul meccanico. Se lo metti su un vari volte, specialmente su un Brovari che dà una botta esagerata, invece con la batteria, una batteria V direttamente, perché sennò ti puzza subito di bruciato. Sì, ma e quindi. Ma sì, tu quale usi? Il 7x7 o il 7x19? Allora. Te lo giuro che non me lo ricordo, però è il 7, se non sbaglio, il 7x19 è 2 mm. Il 2 mm, e anche io c'ho quello, il 2 mm. Però quello sai 7x7 e 7x19, che serve 2 mm. E sì. Se non sbaglio, io uso il 7x19 e 2 mm. Sì, sì. Poi la wick in acciaio della combi, è uguale, non cambia nulla, non è come la wick che deve essere buona, la wick in acciaio dove la compri è... Dove la compri va bene. Sì, è quella è. Non c'è la qualità. No, è quella. Ah, vabbè, normale, se conosco come il negozio che ci trovi il grasso vicino, però penso che comunque dove vai la trovi sempre quella. Sì. Comunque non trovi tipo la wick. Funziona il fog. No! Sì, ma sai perché? Guarda il tank. È vuoto. È vuoto. Se è vuoto funziona. Ma quando è vuoto, sì, quando è pieno? Sì, no, adesso che è vuoto, che non si può allagare, funziona anche bene. Il fogger, credetemi, io l'ho dato tantissimi, funziona, ma lo devi far funzionare. Cioè, se tu lo prendi e lo carichi, non funziona. Lo devi far funzionare. A parte che già non devi usare, nel suo sistema originale viene messa la mesh, e secondo me non, a meno per il fogger non va bene. Se metti la wick, però devi andare a tentativi, mettere una da 3 e una da 2 oppure 2 da 3 per chiudere, per dare quella giusta regolazione a aria liquido. Quando l'hai settato bene, che sei riuscito a capire qual è la wick, cioè 2 da 2 oppure 1 da 2, 1 da 3, poi dopo va bene.
No, ma io infatti dicevo anche prima che quando l'ho settato a Wick ho usato una Wick da 3 ed è andato bene fino a quando non... Una sola? Sì, una sola da 3, sì. Però è andato bene fino a quando la resistenza non ha cominciato a... Dopo, boh, credo 5-6 tank ha cominciato un po' a calare, allora lì ha incominciato un po' ad allagarsi. Mentre invece con la mesh, già dopo il secondo tank, ha iniziato ad allagarsi. E ciao, proprio. Ciao proprio. La mesh sulla wick. Eh? La mesh sulla wick. In che senso? La mesh? Insieme? Sulla wick. Cioè nel senso di mettere la wick al centro e la mesh attorno alla wick. Esatto. Secondo me sa di metallico. Ecco, vedi? Secondo me sì, sa di metallico. Se metti la wick, assorbe liquido, ma secondo me sa di metallico. Secondo me. E invece devi mettere solo la... solo la wick per farlo funzionare. Cioè, sull'RSST ci sono alcuni che, ma anche su altri sistemi, che non la ossidano proprio, quasi si può dire, la mesh. Senti, la mesh si deve ossidare. Si deve ossidare e si deve caramellare, perché sennò fa schifo. Però facci caso anche su alcuni video stranieri, e molti video stranieri, che quasi l'ossidazione si può dire che non la fanno. Allora. Poi vanno solamente a impulsi col meccanico a ossidare, tra virgolette, a ossidare solamente il filo resistivo e quella parte che tocca il filo resistivo con la mesh, e basta. Però non fanno l'ossidazione. Allora, l'ossidazione serve soltanto perché la mesh è una rete metallica e quindi è conduttiva. Che cosa vuol dire? Quando va a mettere il filo resistivo attorno alla mesh senza ossidarla, è cortocircuito. Esatto. Perché è corto, quindi si ossida per creare una specie di patina attorno per non farla andare in cortocircuito. E levi la conduttività che ha la mesh. Perfetto, a quello serve. Poi si caramella, perché in modo da togliere quei residui metallici che ha la wick. Ok. Quello è stato sempre fatto in questo modo. Poi è normale che c'è, per esempio, faccio sempre per l'hotspot, anche per l'hotspot, l'importante è che non si illuminano, tra virgolette, le due estremità. E invece ci sono persone che dicono, no, io devo aspetto che si illumina insieme tutta la resistenza. Sì. Quando non si illumina tutta la resistenza, per me non va bene. E invece no, se si illumina, per farci esempio, il centro della resistenza, va bene uguale. Va L'importante bene. È che non si accende né un'estremità né l'altra. Esatto. Sì. E neanche tutte e due insieme. L'importante è che si accenda al centro. Però invece ci sono persone che dicono, no, io fin quando non si accende tutta la resistenza insieme, per me non va bene. E altri invece che dicono, no, comunque la regola, l'importante è che non si accendono le due estremità, che hotspot, poi per il resto, se si accende solo la centrale va bene. Sì, è vero. E niente, no, così era una curiosità. Sto sentendo una marea di plim. Saranno messaggi. Sì, la chat di Facebook. Ma mi dicono che stanno litigando, possibile? Come stanno litigando? Dove? Cristian, ma che bella... Dimmi? Non ho sentito. Cos'è quella pantegana alle tue spalle? Non sento niente. La pantegana alle tue spalle. Ah, oh, il cagnolino. Il cane. Qualcuno mi sente? Sì? Chi sei, Alessandro, che ha parlato? Non capisco adesso. Chi è che ha parlato adesso? Sono io, sono Alessandro qui. Ciao. Alessandro. Ciao. Ecco. Sto parlando pian piano perché se mi sente la bambina si sveglia. E dopo sono cazzi amari. Ma stanno litigando sul serio? No, vabbè, poi ti dico poi, vabbè, leggi un attimo su Facebook, non so, qualche post hanno avuto una piccola, non so che cazzo. No, litigato no, però così mi sta scrivendo un amico. Fatemi spazio, balordi. Come balordi? Fabio Martino ha scritto: fatemi spazio, balordi. Veramente? Sì.
Sì, che poi proprio lui parla. Ah, poi anche la Lucky Punk Star ha scritto: Crio, ho finito i mega sul ciel. Salutami tutti, buon proseguimento. Mm. Sì. Non ci crederai, non ci crederai, non ci crederai, non ci crederai, non hai capito, io lo pago anche in HD. Ah, Wolverine? Oh, hanno appena messo Wolverine. Sì, adesso in HD. In HD prima fila. Va bene, adesso finisco qua. Finisco qua, lo vedo, eh. C'è Wolverine. No. Ho messo Wolverine su prima fila e vado a vederlo. Che io ho visto Iron Man. Ragazzi, buona serata a tutti. Sì, vi saluto anche io, vi liberiamo un po' di posti, dai, così se va bene. Ciao a tutti, allora. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao. Ciao. Ah, va bene, dai, ci sentiamo in privato su Facebook, te lo mando, dai. Ok? Ciao. Guarda Vincenzo, ti mostra la Super 8. Vincenzo, ti stai divertendo? Minchia, avevo fatto 500 resistenze. Ne hai per due settimane, Vincenzo. Veramente, cazzo. No, anche perché ho un po' di liquidi da provare. Fondamentalmente a me non piace provarli uno sopra l'altro, anche se lo provo in dripping, ancora il liquido naturale. Chi è che è entrato? Igor. Oh, è entrato Igor, attenzione. Attenzione. Matteo, ciao a tutti. Dov'è? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Oh, finalmente ce l'ho fatta. Guarda qua. Qua c'è un Typhoon. E il Fogger, sinceramente, io ci sono impazzito dietro troppo. Oh, là, almeno so di non essere piccio. No. No, ma secondo me, perché il problema, come diceva prima Vincenzo, che vi stavo seguendo, no? Che lui diceva che è un valore aggiunto del Fogger il fatto che la resistenza sia bassa nel tank. Invece no, se sta bassa, secondo me la pressione, che già è tanta, essendo un sistema sia immersione che a pressione, alla fine se a metà la pressione è meno. È il problema che ha il Fogger, secondo me. Dici che fa troppa pressione, quindi entra troppo liquido per volta. Sì. Okay. Ma poi è un sistema bastardo, eh. È un sistema che non ammette errori, anche il Typhoon non ammette un cazzo di errore. Non è come il Typhoon proprio, che puoi fare anche la resistenza con i piedi che ti funziona comunque. Ma va, no, sinceramente io la prima volta che l'ho avuto, che me l'ha dato spesso, me l'ha venduto, ho fatto tutto a norma e andava benissimo. La seconda resistenza che ho fatto ho perso almeno 10 ml di liquido. Che troia. No, ma perché proprio dal buco, piscia a continuazione. Sì, no, è vero, anche a me. Beh, comunque anche Michele lì nel video aveva parlato un po' di queste cose, eh? O no? Sì, aveva fatto fatica a farlo andare, comunque anche lui l'aveva bocciato proprio in pieno, perché diceva comunque le cose le ho fatte come dovevo farle, ma riesco a farlo andare per un po' e poi... No, ma poi a me c'è un sistema di per sé che io vado a comprare e poi ci devo apporre delle modifiche, cioè per me è già da scartare. Io lo voglio così come lo compro, devo usarlo, non certo, che ci stare lì con la fresa, con le cose a fare modifiche, va bene. No, giusto, però il Typhoon, nel momento che capisci come funziona, che riesci a farlo andare bene, ragazzi, secondo me passa come resa aromatica, passa il Typhoon, ma di gran lunga. Sì, ma la resa aromatica tanto per passarlo. Sì, no, il Typhoon, la resa aromatica del Typhoon non è che sia stratosferica, cioè, parliamoci chiaro, c'è una resa aromatica normale, cioè, paragonata appunto, sistemi con ceramica, non c'è paragone secondo me, ma adesso anche altri sistemi, la mesh neanche, quindi una resa aromatica normale, decente, e dopo un po' che si roda ancora meglio, però comunque non è che eccelle di resa aromatica il Typhoon, eh. Però va bene, va bene, va benissimo. Sì.
Beh, no, poi ma dipende... secondo me... Vai. Secondo me sta proprio a metà strada tra un Typhoon e un sistema ceramica, il Typhoon. No, ma difatti io ti dico, cioè io non ce l'ho il Typhoon, però l'ho provato con amici, anche di recente, in questi giorni, ed effettivamente cioè, svapano poi gli stessi liquidi più o meno che svapo io, questi miei amici. Mi hanno fatto provare, devo essere sincero, cioè, l'ho notato anch'io sta cosa qua, da tutte quelle volte che sto uscendo con queste persone che ce l'hanno. Cazzo, la rende veramente bene, cioè, il Typhoon, Però rispetto a Typhoon, da quello che ho capito, rende un po' meglio, secondo me, come resa. Poi, come dici te, voglio vedere anche sul setup e tutto, la velocità di rigenerazione, la facilità e tutto, bisogna mettere anche quello in conto. Però, no, velocità, una volta che ci fai la mano, è una cagata. Sei a posto. Sì, e con la mesh? È una cagata. Con la mesh è ostico. Sì, L'ho fatto andare un paio di volte con la mesh, però ho sempre paura che poi mi perde. Siccome lo porto a lavoro, ho sempre paura che inizia a schiribizzare e inizia a pisciare ovunque. Appena un po' di tempo disponibile, che sono a casa un pochino, me lo godo bene con la mesh, però quando funziona con la mesh è pari a un Arashi o a un sistema di Genesis. Minchia, la mesh posizionata lì per bene, già mi immagino la buona resa che possa avere. E la cosa figa è che prende liquido da tutte e due le parti della mesh. È quella la particolare. È la stessa cosa del Fogger, alla fine. Sì. Se funzionasse, credo bene anche lui. No, il Fogger devi strozzarlo di brutto. Almeno io facevo così. Strozzare. Infatti ho fatto la mesh, l'ho fatta un po' più larga, nel senso in modo che ci stesse dentro abbastanza con fatica. Mm-hmm. E poi gli ho messo ovviamente quello ring che c'è trasparente che metti sopra, che la schiaccia ancora ulteriormente giù. E poi gli avviti sopra il camino che la schiaccia ancora, cioè più di così non so che cazzo di... Ma così rischi di andare in secca. No, il problema non è quello, non va mai in secca, anzi, si allaga di continuo. A me il Fogger mi andava in secca. A me non mi è mai capitato un tiro secco, se non invece che quando dopo un po' di tiri... Ma usavate la stessa configurazione voi due? Non lo so, io con la mesh... Se uno dice che con l'altro... Cioè, nel senso... Tu che configurazione... No, ma il problema di fondo è che è un sistema che non funziona bene. Poi ti va in secca, è proprio che non funziona bene il sistema. Questa cosa qui è una roba che... È un dato di fatto. L'hanno riscontrato tutti. Io non ho ancora sentito uno che mi dice io c'ho il Fogger, funziona da Dio, ho fatto 10 resistenze, sono andate bene tutte, non si allaga mai, non va in secca. Tanta gente, quasi tutti. Se è vero. Infatti nei mercatini ne trovi un puttanale. No, io l'ho regalato, ma ha fatto dannare talmente tanto che l'ho regalato. Ero così perché non riuscivo. Io il Typhoon l'ho seguito da quando è uscito. E non sono riuscito a prenderlo. Ho detto: vabbè, provo il Fogger. Quando mai? No. Basta, mai più. Assolutamente. Uno d'altronde ci tenta con il prezzo che costa, essendo il clone del Typhoon, dice: cazzo, se tanto mi dà tanto, se va bene, lo prendo. Alla fine non è che. Come fai a saperlo prima se non lo provi? Perché alla fine, appunto, giustamente. Perché poi vedi magari i commenti di qualcuno, cioè io, come penso anche voi, cioè io non mi fido finché non lo provo io. Dico: che cazzo ne so, magari quello lì ha sbagliato un setup, l'ha fatto. Non lo so, voglio provarlo anch'io per rendermi conto. Però in questo caso qui ne parlano veramente tutti in modo negativo, quindi a questo punto... è proprio uscito male, secondo me è proprio progettato male alla base. Tentazione, appunto. Poi un'altra cosa che voglio veramente sfatare, sto mito dei Nemesis cloni che vanno meglio dell'originale, almeno il mio ci ho dovuto smadonnare, l'ho dovuto lesare tutto col Dremel perché il tasto si inceppava. Ma chi è che ha detto che vanno meglio? Boh, su svapo.it c'è un thread aperto, no, dove è saltato fuori un utente che diceva: cazzo, io ho il clone del Nemesis e va 10 volte meglio dell'originale. E sono fatti bene, non ho sentito dire tanta gente, cioè sono fatti bene, il materiale è normale, è quello che è, non è che sia, però nel senso che sono fatti riprodotti veramente bene, come appunto anche
il clone del Sentinel, cioè materiale. Infatti mi sta arrivando, me. No, ma grazie, devo essere... scusate, l'intromissione. Cioè, va benissimo, va benissimo. Non essere un cazzo di clone, da 20 euro, ripeto, da 20 euro. Cioè... Pronto? Sì. Scusate ragazzi, volevo dire al ragazzo di prima che parlava del Typhoon, praticamente. A Igor? Qualsiasi... Sì, Igor, ciao Igor. Bella. Cioè, praticamente qualsiasi cosa che senti da svapo.it, ormai, cioè, quello lì è un sito dove ci stanno i classici geometri, ecco, per dirla tutta. Cioè, io sono 3 anni e 2 mesi che ci sono stati lassù, incominciando dalla prima Ego, ma il puttanaio e i soldi che mi hanno fatto buttare... Cioè, ti dico, lascia perdere quello che dicono. Se sei deciso a prendere magari un Provari che comunque costa 220-230 euro, prendilo e fregatene. Cioè, tu devi puntare sempre sul prodotto che ti aggrada di più. Apposta, no, io per esperienza mia personale, io oggi sono arrivato ad avere solo questo prodottino, eccolo qui. E, va benissimo, cioè per quello che fa, per l'utilizzo che ho io, va più che bene. No, che magari, ecco, tipo che senti magari il Kaifun, va bene, e purtroppo... No, ma io non mi faccio fuorviare da quelle cose, infatti. Cioè il mio discorso era la base. No, esatto, ma infatti esatto. È la stessa cosa che penso anch'io, perché soprattutto nei forum si tende molto a seguire quello che è il trend del momento. Esatto. Che magari uno dice, ah minchia figata, cioè magari, oh, quello lì ha beccato il clone del Nemesis che è uscito bene, senza un inceppo, senza niente. Io ci ho dovuto smadonnare abbastanza, ma così come il Fogger, magari uno l'ha preso che era la partita che era uscita bene, super precisa e tutto quanto, siccome sono sistemi che lavorano su cose molto precise anche di micron, lavorando in pressione tutto quanto, appena sballa qualcosa va in puttana. Esatto, io allo stesso tempo mi ricordo quando facevo la mesh, usavo uno spillo quella volta che mi sembra, cioè mo per buttartene una, era un HT. Cioè quelli proprio classici normali, non me ne andava di spendere soldi, altri soldi, però ho seguito il mio istinto, ho usato questo spillo da 2 mm, ho infilato su, diciamo, la mesh, ovviamente l'ho ossidata, buttata in acqua, ossidata per almeno una ventina di volte, fatta per bene, la vado a piazzare su tutta, come era da visto anche sui thread che stavano aperti, e alla fine, niente, il risultato è che dopo 3 chilometri di mesh buttata così a via puttane, cioè per fartela di una, e alla fine ho detto ma va a cagare tu e l'Aga S e tutto il resto che ci sta vicino. Infatti secondo me magari uno è meglio che prova svariate wick che non costano un cazzo, quando alla fine che magari buttarsi sulla mesh, a meno che non sia un prodotto testato al 100%, ecco, per dirne uno. Sì. No, certo, ma poi deve piacere tutto lo spattone che c'è dietro la mesh. Ringraziare a Christian che alla fine mi ha convinto a farmi prendere sto Cyclone, e devo dire la verità, aveva ragione. Vedi che alla fine poi... Vabbè, ma poi se vai a vedere già soltanto... se prendi uno come Michele, che comunque cioè, lui ne sa, cioè non è che lui fa finta di saperne, lui svappa da una vita e sa... Cioè lui tuttora, comunque la mesh non la usa. No, effettivamente cioè, Michele, è una roba che dice, ci ho provato, ma non è una roba che fa per me, nel senso, magari la resa aromatica è anche migliore, però ti deve piacere tutto quello che ci sta attorno alla mesh, certo, andare incontro a degli hotspot, andare incontro a quando devi rifare la mesh, a perderci un'ora di tempo per farla, e poi non è detto che ti funziona bene. Ecco, quello è il problema, okay. Che dopo magari 1,5 km di rete, alla fine quella è una rete, non è altro che soltanto una rete metallica che per capillarità assorbe il liquido, però se ti va bene, gli hotspot, se no prendi certe stilettate in gola, minchia, una cosa allucinante. La troia, lascia perdere. Ne so qualcosa, non è un giorno, cioè immagino che chiunque sono fatto le mie ossa, diciamo, però alla fine dico i sistemi migliori, anche per dirtene una, un Protank che
non è altro che un sistema di alimentazione da 3 soldi, veramente da 3 soldi. Se viene fatta una resistenza ad hoc, allora ti funziona bene, ma se no anche lì c'è da smadonnare un pochettino, perché poi lì sono microcoil, non è che dici hai la base che è molto larga e ci lavori bene. Anche quello, no, però sai, quelli parti dal presupposto che sono dei sistemi che in teoria non sono fatti per essere rigenerati, no? Lì in teoria dovresti prendere una testina nuova, la cambi e va. Quindi sai, certo, che se ti vuoi fare la tua resistenza devi smadonnare. Un conto invece se un sistema nasce per essere rigenerato e ti fa smadonnare lo stesso per essere rigenerato. Stranamente, guarda, con quelli con i video di Michele, io ti devo dire la verità, al primo colpo i Proteng l'ho fatti funzionare tutti. Ah no, beh, anch'io. Tutti, anch'io, fortunatamente, però onestamente roba. Io, vedi, vado in giro ancora con questa, cioè questa è la mia preferita, non, però non butti la batteria, ci metti 10 ml di liquido, fai una resistenza quick sul Cyclone e buonanotte, non hai, diciamo, molte pretese da fare, anche perché il tempo ci vuole, se c'hai tempo, ben venga, ma se no, dopo lì, e dopo ti prende la mano, dici, costa mesce, mo che faccio, e la devi buttare e ne devi fare un'altra. Il problema è sempre quello, perché comunque basta un punto che magari la stringi più forte e la fine. E poi non pesca bene, il problema della mesh è che devi essere precisissimo. E come no, voglia. Cazzo, io ho sclerato 2 mesi contentissimo per aver comprato la Rashi, perché volevo provare sta cazzo di mesh, ho trovato sta Rashi a 20 euro da un amico, ho detto bella, me lo son portato a casa, ho fatto arrivare da Zifip tutto quanto, eh? Oh, ci credi che in 2 mesi non avrò mai svapato una volta bene? L'ho lasciato lì, perché poi mi guardavo i video e vedevo tutto facile, no? Questi caramellavano tutto con il fuoco della cucina, no? Ci ho provato col fuoco della cucina, minchia, stavo impazzendo. Poi una volta che ho comprato il cannello apposta, sì, fa una fiamma da 30 centimetri, ragazzi, ogni volta rischio la faccia, eh? Però adesso esce bene. C'è da capire che comunque quelli, per quanto possono caramellare, ma comunque ci buttano sopra del liquido, cioè il liquido sulla mesh, esatto. Un po' esagerato. Con questo ci devi fondere la porta, cioè fare buffi con quello. Scusa, no, aspetta, però... se trovo l'accendino ti faccio vedere la fiamma, che impressionante. Esagerato. Intanto vado. Io invece le mesh le faccio con questo. Vai che Roberto. Cioè con quello caramelli tutto. Oh ragazzi. Oh Ale. Oi. Io sai ti devo salutare, sentito, no? Sì, ho sentito. Mi spiace, ti devo salutare. Magari spinge. Vi lascio qua che parlate tra di voi e basta, solo io, ok? Va bene, dai, oh, ci sentiamo allora, ragazzi. Ciao, dai, a tutti. Fammi ciao, sapere poi per il liquido. Ciao. Certo. Ciao a tutti, grande, ragazzi. Ciao. Io volevo sapere di qualcuno. Volevo sapere di qualcuno se sapeva informazioni sull'acqua. Niente, si beve. No. C'è naturale, c'è frizzante, c'è la Ferrarelle, l'oliveto, vedi tu. No, la tomacqua. Ah no, a parte gli scherzi, ho visto qualcosa, però dirti qualcosa non lo so, no, ti direi una cazzata, cioè ho letto qualcosa su internet, ma non so bene, non saprei dirti un cazzo sinceramente. Non è ancora arrivato qua in Italia, perché io seguo ogni tanto degli Instagram americani e là sono tutti impazziti per sto cazzo di acqua che è... boh, sembra strano, non so, perché è tipo a metà strada tra un Kaifun e uno Squape. Cioè ha tipo uno spazio, sì, per la wick, boh, tutta una roba strana. Non era, mi sembra un ibrido, se non mi sbaglio, sì. Non è che tante le volte va messa la wick girata intorno alla mesh infilata dentro, e se non mi sbaglio, non vorrei essere sicuro. Boh, vedremo se arriverà qua in Italia. Comunque io volevo aprire, fatevi tipo... provare prima i geometri.
volevo aprire tipo un discorso nel senso di quanto, cioè, seguendo molto il panorama all'estero, siccome la mia ragazza ogni 2x3 è in America e così, veramente là stanno prima di tutto intrippati per i meccanici e il dripping da far paura, però boh, si è sviluppata una cultura nello svapo che a noi ci dà 10-0, nonostante sia praticamente nata prima qui. Ma per loro è normale, cioè, se non mi sbaglio, mi sembra che loro avevano creato la prima sigaretta elettronica, è stata nel 2003. E poi in Italia, come al solito, come tutte le cose, si è procreata dopo, quindi si sa che loro magari stanno molto più avanti, anzi, se gli vai a dare una mesh a loro te la rigenerano in 10 minuti, quella è la differenza. Ma il fatto che non la usano. E fanno bene, e fanno bene. Lo dico. Beh, sempre, io... poveri noi. Io con la mesh, cioè... ho dovuto veramente cristare come un pazzo, però come resa aromatica secondo me è veramente pulita, cioè non c'è niente da distruggere. Dobbiamo dire questo, che comunque la mesh, se si riesce a fare subito, è una delle migliori secondo me a livello di resa aromatica. Poi dopo, ecco, ci stanno i pro e i contro. Anche con le wick uguali, cioè la wick, se vuoi andare bene ogni 3-4 giorni la devi cambiare. Sì. Cioè, almeno per il mio utilizzo io sto intorno ai 3-4 ml al giorno, ma comunque vedo che dipende poi dall'aroma che si utilizza, tutte queste cose. No, quello sì, però comunque sta ricerca infinita della roba migliore che sia... C'è la resa, la cioè non ne usciamo più, ragazzi. Da, no. Da un tunnel del genere. Cioè, fino a qualche anno fa ci buttavamo nei polmoni la merda ed eravamo contenti, senza troppi problemi. E adesso facciamo gli schizzinosi che vogliamo la roba super aromatica. Io guardo, ad esempio, per esempio, uso questa wick qui. Sì, classico. Di voi, okay. Sì, infatti. Yeah. Va bene, cioè non è, cioè gli do una bruciata sul fornellino veloce insieme al filo o candarlo nickel chrome, faccio la resistenza e via. Cioè tutto qui, non è che no, ma sta lì a mettermi a fare la mesh, no, per carità di Ma no, ma poi va anche molto a gusti, nel senso, io avendo uso prevalentemente tubi, quindi prendo comunque sistemi da mettere sul tubo, e usando da sempre uso il K-Fan, ho voluto provare a prendere il Magoo perché ho detto comunque l'Itaca era una roba che già mi interessava da tempo, il Magoo alla fine è la stessa roba, ho detto vabbè, provo. E comunque, per quanto tutti dicono il Magoo, resa aromatica fantastica, tutto quello che vuoi, però a me tipo lo svappo col Magoo non mi fa impazzire. Preferisco molto di più quello col K-Fan, perché il Magoo è troppo caldo, e addirittura quando l'ho comprato insieme ho preso anche la testina a dual coil. Cioè è praticamente insvapabile, cioè fai due tiri e diventa incandescente, proprio ti arriva un vapore in bocca, dico, sembra che tirato dalla pentola dell'acqua calda, cioè. Roba da terme proprio. Sì. Io quando è che ho preso il Kaifun ho messo da parte l'Itaca. Vedi, cioè, è anche vero che tu l'hai preso da poco il Kaifun, quindi all'inizio sì, però spediscilo a me l'Itaca. La differenza cosa? Minchia, la voce del spediscilo a me l'Itaca. Ti dico qual è subito la differenza che ho notato dall'Itaca al Kaifun. Allora, a parte io sono un amante comunque di tutti quei liquidi molto dolci. Ho provato tempo fa il melone essenzio dell'Enjoy Svapo. E sull'Itaca, non avendo altri sistemi, comunque mi appagava in pieno. Solo che notavo che, essendo che la ceramica riscalda veramente tanto, ero condizionato ad aumentare comunque la resistenza per tendere ad avere un vapore più
più freddo. Quando invece ho acquistato io il Kaifun, ho fatto la prima resistenza, nemmeno sapevo come andare a settare il sistema. Comunque ho fatto la prima resistenza al volo, ho caricato il liquido, ho sentito subito in pieno il vero gusto di quel liquido. Quindi ho fatto diverse prove con diversi liquidi che svapavo sull'Itaca e li ho trovati molto più buoni sul Kaifun. No, lì è ovvio che c'è anche il fattore, quando la ceramica ti riscalda molto ti va sia a esaltare l'aroma, ma comunque te lo falsa. Certo che devi contare il fattore del tipo di liquido che svapi. Io adesso il più delle volte, magari un buon tabaccoso se lo metti sul Magù ha un altro risalto che invece che metterlo sul Kaifun, no? Però se vai a mettere un bel fruttato, per esempio, prendo proprio il più palese, se prendi un poolside che è leggermente fresco, molto fruttato, messo sul Magù perde un casino, cioè la parte fresca non la senti per niente e il fruttato comunque si va un po' a perdere, mentre invece messo sul Kaifun è molto ma molto ma molto più buono. Mentre invece se prendi un buon tabaccoso di quelli lì seri, che è ovviamente sul Magù che lo riscalda bene, hai un'altra roba, però lì devi anche avere una tua tipologia di svapo, no? Ci sono quelli che prediligono il vapore caldo, quelli che lo prediligono più freddo, e io molto probabilmente sono uno di quelli che preferisce quello freddo, perché comunque i sistemi senza ceramica mi piacciono di più. Siamo in due, allora. Sono molto più facili da andarli a rigenerare, è chiaro. Ma quello è il meno, nel senso che alla fine se ti prendi i fili già saldati sei a posto. Ma guarda, io onestamente avevo un joiner e non ti nascondo che comunque l'ho dato ad un amico mio. Per il semplice fatto che stare lì, salda, non salda, alla fine andavo a fare la resistenza sull'Itaca in 2 minuti, è chiaro. Ho la manualità comunque di andarti a fare l'intreccio tra il filo d'argento e anche il ribbon, e in maniera tale che comunque non si sfila quando lo vai a stringere, sia al positivo che al negativo. Problemi di conduttività non ce n'erano. Ogni tanto quando andavo a controllare la resistenza, sì, magari prima mi dava, ipotizziamo, 1,2 e poi saliva 1,6. La ricontrollavo dopo un secondo e mi dava 1,5, 1,4. Ok, va bene, ma a livello di resa comunque non mi andava a condizionare la manualità della resistenza, a differenza del genere che tu saldi e ti dà sempre costantemente il valore esatto. Ma dico, a parte questo, preferisco il sistema con il Kaifun, che magari è più laborioso nell'andare a caricare del liquido, perché io ho preso il Light Plus, quindi hai la vitina sotto, devi smontare, devi avere sempre comunque una boccetta con l'ago e un giravitino. Ok, però godo di più la Roma, a differenza dell'Itaca, che fondamentalmente non lo sento in pieno. Perché il quanto l'hai tenuto l'Itaca? Assai 6-7 mesi. A me quello che mi ha deluso del Magù è la corposità del vapore. C'è troppo o poco? Troppo poco, cioè nel senso, aroma giusto, ma rispetto a quello che fa il Kaifun, secondo me, cioè almeno per come l'ho fatto andare io, la corposità era molto meno. Allora, attenzione, io voglio dire a Cesare quel che è di Cesare. Io l'Itaca l'ho utilizzato sempre in single coil, mai in dual coil, perché sennò ci vuole la batteria della macchina. Partiamo da questo presupposto. E abbiamo fatto diverse prove. Il miglior settaggio per avere il massimo dell'aroma, comprensivo di hit e anche di fumo per l'Itaca, quindi anche per, non so, attenzione per il Magù, perché abbiamo notato che il gruppo ceramica è più stretto rispetto a quello dell'Itaca. Sì. Ok, il miglior settaggio per mandare al top questo sistema in single coil è utilizzare una witch da 3 mm con il ribbon da 0,4. Tagli come resistivo devi tagliare circa 4,5 cm, mm-hmm, per ottenere una resistenza di 1,5. Con 1,5, 1,2, 1,5 tu hai il massimo delle prestazioni con l'Itaca su un provare. Fidati, fai nuvole di fumo.
Se vuoi maggiori informazioni, come andare a settare il tuo Mavu, puoi parlare direttamente con Peppe Rocca. Mm-hmm. Lui è il guru dell'Itaca. Cioè, veramente, lui ha fatto delle modifiche sostanziali. Attenzione, modifiche in che senso? Sull'Itaca lui è andato a montare il pin del Mavu, perché fondamentalmente l'Itaca avviti, sviti, il pin ti si smuove sempre e ti dà poi fondamentalmente sempre un errore. Lui ha sostituito il pin dell'Itaca con quello del Mavu e ha risolto questo problema. Dopo diversi settaggi, perché ovviamente io e lui l'Itaca l'abbiamo preso insieme, quindi abbiamo lo stesso tempo di utilizzo, siamo riusciti, anzi è riuscito lui, ad ottenere questo settaggio, dove hai veramente tutto, dove porti quell'atomizzatore al top delle prestazioni in single coil. Io non so tu come lo settavi, che witch utilizzavi, che resistivo utilizzavi. No, io adesso sto utilizzando una Echo World a 2, doppiata, no, no. Per cui vai a prendere le quattro camere, sì, cioè i quattro canali, sì, e devo dire che è appagante, ma non però come mi aspettavo. Lo sì, soffochi, perché infatti devo tenere il camino tutto aperto. Sì. Tu considera che noi il liquido lo apriamo veramente a quasi circa un millimetro e mezzo. Per cui mezzo giro fai? Ma nemmeno, proprio sì, un quarto di giro, nemmeno mezzo. Ma la ghiera sotto... Non hai avuto problemi di allagamenti. E i buchini della ghiera sotto li tieni verso la filettatura? Okay. Sì, chiusi, okay. Sempre chiusi. Dico, okay, okay. Sono dei sistemi come il Typhoon, e li devi studiare per riuscire a ottenere il massimo delle prestazioni. Beh, ma il Typhoon dirò, vabbè, io il Typhoon... No, io dicevo il Typhoon. Ah, il Typhoon, ok, sì. Sono sistemi che devi studiarti la configurazione migliore in base alle proprie esigenze, è chiaro. Siamo sempre là. Io ripeto, il Ribbon oggi come oggi lo classifico come uno tra i migliori resistivi su quel tipo di atomizzatore. Se sì, devo utilizzare sì, un atomizzatore su un meccanico, vado di nickel chrome, per il semplice fatto che è molto più reattivo su quel tipo di batteria. È chiaro, comunque si sì, innesta subito il nickel chrome. Sì. Io per esempio mi trovo bene con il Ribbon, solo Ribbon dentro nel diver. Sì, sì. Faccio solo res e faccio uno 0608. La cosa buona e con il meccanico la cosa mi trovo buona da del dire. Ribbon è che essendo piatto, quindi ovviamente ha più ampiezza, quando ti avvolge la witch ti assorbe molto più liquido, quindi vai ad aumentare fondamentalmente il vapore. È chiaro, sì, perché bruci più liquido. Poi se tu utilizzi una witch buona, che comunque non ti dia dei gusti strani, basta che tu lo monti, guarda, ti faccio vedere, lo monti così e incominci a dare delle piccole accensioni. Lui a pulsarla. Lui si va a ossidare leggermente, sì, e non vai a falsare fondamentalmente la conduttività e vai a eliminare quel sapore che ti può dare al primo impatto il resistivo. Basta che lo fai per 3-4 volte, dei wattaggi alti, poi lo porti anche, che ti posso dire, io parlo sempre sull'Itaca, a 3-3 con un Provari, 3-4, massimo 3-5, fai le prime svapate a quei voltaggi e poi con quella configurazione che ti ho detto io puoi salire in maniera molto tranquilla anche a 4,5 e lì godi. Domani ci provo, dai, stasera proprio non ci ho sbatto. Però ti ripeto, non so se tu con quella ceramica che monti sul Mago puoi andare a utilizzare una witch da 3. Se utilizzi la witch da 2,5 devi diminuire comunque le spire. Ok. Io ti consiglio, io sinceramente uso prettamente, vabbè, wick normale da 2. Mm-hmm. E invece l'Eco Wool ce l'ho da 3, 1,5 e 2. Anche lì. Che sistema, che batteria usi? Che sistema hai? Io ho sia Provari, ho Provari, due meccanici, una box, però vabbè, il Magu l'ho sempre solo usato sul Provari. Ti conviene che comunque sul Provari, utilizzando una witch da 2 mm, vai ad utilizzare, come se hai il Ribbon, usa quello 0,3. Mm-hmm, ok, e fai non più di 3 spire. Proprio corta corta la faccio la sì, la vai, sì, perché
più stretto è la Witch, è chiaro, mm-hmm. con un resistivo basso, va a aumentare il sì. Quindi considera che ti devi attenere non di più a 3 spire. Tagliati sempre 3 cm e mezzo di 0,3 se utilizzi, okay. se utilizzi la Witch da 2. Per cui faccio lo stesso setup, porto lo stesso setup più o meno che uso sul Diver, che usavo sul Diver quando lo usavo sul Provari. Sì. Ti ripeto, fai una cosa se vuoi, contatta Pepper Rocca e ti fai mandare la tabella degli OM, che noi abbiamo una tabella che è infallibile. È chiaro. Cioè la lunghezza, quanta lunghezza del filo... Del resistivo devi tagliare in base a quanti ohm vuoi andare a ottenere. Ah no, vabbè, ma quella te lo dà... Quando vai a comprare il filo, oppure se cerchi un attimo su internet, praticamente ogni filo ha una sua quantità di ohm per metro. Cioè i fili vengono venduti per quantità di ohm al metro. A volte sono falsate. Noi, ti ripeto, la nostra esperienza di quasi 7 mesi ci porta ad utilizzare quella tabella che per noi è diventata l'angelo, è veramente infallibile, a parte che lì hai veramente tutti i tipi di resistivi, tutti, nessuno escluso. Ah cazzo, avete fatto proprio la Bibbia voi. Sì. Quanti soldi avete buttato in filo resistivo? Poco, ma da dov'è che lo compravate? No, noi ordiniamo sempre da Svapo, a parte ovviamente il primo resistivo che ce l'hanno regalato quando abbiamo preso l'Ita, e comunque era una gran cacata, che loro l'hanno spacciato per Chantal, ma era nickel chrome sicuro, perché lo senti subito al sapore, come Chantal. Ma io invece ho contattato questa azienda che distribuisce anche in Italia, la Alloy Wire. No, non la conosco. E loro fanno, cercatelo su Google, e distribuiscono anche in Italia. Sto aspettando la loro mail di risposta con il loro catalogo completo, e volendo ti possono anche sagomare il filo, cioè farti magari la piattina con la T, fare dei fili particolari. Infatti volevo provare qualche cosa di strano, però essendo un'azienda volevo tipo comprare i fili insieme a qualcuno. Cioè, tipo comprare rocche da 100-150 metri e smezzarmele con tutti gli altri e poi magari provare, siccome ti mandano anche i campioni di filo, dirgli se mi fanno un filo particolare per provare qualche setup particolare. Guarda, io ti dico, non so dove lo abbiamo preso, ma io insieme a altre due persone, tra cui anche Pepper Rocca, abbiamo ritirato da questo sito, che te lo farò sapere a giorno, in questo istante non lo so, e se non ricordo male ho 90 o 60 metri di non resistivo in argento da 0,2 e lo abbiamo pagato niente. Niente significa quasi un euro al metro. Ma ti dirò, io l'ho un po' lasciato da parte l'argento, prima di tutto per il costo, e secondo perché agli inizi, quando non avevo ancora costruito il joiner, lo andavo ad annodare e ogni 2x3 si spaccava. E allora mi faceva incazzare, ho detto vaffanculo, l'ho lasciato lì, ho preso il cromo. La manualità, tu figurati che io l'argento lo riesco ad annodare senza spezzarlo sul ribbon, che comunque essendo piatto le pareti laterali sono, chiamiamole, taglienti. Tagliano, sì. Gli stringi spacca. E ti ripeto, ci vuole sempre un pizzico di manualità, magari all'inizio è un po' più difficile, però se lo utilizzi più di una volta poi ti rendi conto che la conduttività che ti dà l'argento non è la stessa che ti va a dare il no chrome. Sì? Quello sicuro, sì, te lo garantisco al 101%. Ecco perché. Io infatti ho notato sta cosa sul meccanico. Con quale attenuatore? Col Diver. Siamo sempre lì, la conduttività dell'argento è ottima. Beh, uno tra i primi 3 materiali più conduttivi, Sì. Cioè abbiamo oro, argento e rame come primi 3. E boom, e boom. Però ti ripeto, quando non conviene fondamentalmente acquistare i pacchettini da un metro,
perché ti costano 2,50 euro e fondamentalmente quando hai questi sistemi tu almeno i tuoi quasi 10 centimetri li vai a utilizzare, quindi sì, in base a quante resistenze vai a fare durante la settimana, durante il mese, ti dura pochissimo, quindi quando hai questi sistemi ti conviene che comunque, come dici tu, compri le bobine. Come abbiamo sì, fatto sì, noi, io compro da 60 e ci siamo divisi. Cioè alla fine quando io circa 30 metri l'ho pagato 20 euro, non esiste proporzione andare a comprare un metro. Guarda, io adesso l'ultimo ordine che ho fatto da Zivip, ho preso, adesso sta facendo dei pacchetti interessanti, tipo 10 metri di wick e 50 metri di resistivo. Mm-hmm. Infatti adesso ho ripreso, vabbè, i due che uso di più, per cui ho preso un Cantala 1 020. Oh, aspetta, scusate, ho preso 50 metri di Cantala 1 020 e 50 metri di Wick da 2 a 16 euro. Mica ci fai il recinto di casa con 50 No, la Wick sono 10 metri, scusa, sono 10 metri, sono 10 metri, per cui... il filo sono 50 metri, una bobina la così, guarda. Sono tanti, porco due. Ma almeno ti puoi sbizzarrire, io sono uno che quando si mette dietro a rigenerare faccio fuori un botto di roba, perché magari, cioè, essendo un fottuto perfezionista, io devo fare tutto con precisione maniacale, loro ti mandano ste bobine qua. Questa era da 25. Sì. Questa è molto simile a quella che abbiamo preso noi di argento, solo che era molto più grande. Però infatti adesso sono in attesa. Io la Wish la prendo solo da Svapobar, perché ho constatato materialmente che è la migliore, secondo me, di tutti gli shop italiani. Hai senza provato Zivip? No. Ma io la Wii, comunque quella di Etigara per me è da paura. No, è buona. Cioè, quella di Etigara. Cioè, da subito non ti rilascia niente di odori, di cose. Io ho provato la Wii da... come si chiama? La Svapoteca. Guarda ragazzi, lasciamo stare. Poi ho provato quella che mi hanno dato insieme all'Itaca. Proprio da non commentare. Ho provato quella di Svapobar, prima resistenza, primo liquido caricato, ho dimenticato addirittura di bagnare la Witch, non ho mai, e dico mai, avuto un problema di gusti strani. E da quel momento in poi l'acquisto solo da loro. Ho preso lunedì un po' di wick in un negozio, l'ho fatta bollire 3 o 4 volte per 10 minuti, l'ultima volta l'ho fatta bollire mezz'ora. Prima di farlo ho provato a dargli una fiammata con l'accendino, non c'è niente da fare, non riesco a fare delle resistenze e mi viene fuori un saporaccio, cioè come adesso, oddio, magari è una mia percezione sulle mie papille che magari mi danno questa percezione, però sento come un sapore di buccia d'arancio bruciata. Tu quando compri la Witch la vuoi provare, tagli un pezzettino e la provi in dripping con il liquido che tu svapi. Solo in quel caso tu capisci se la Witch è buona oppure no. Ti ripeto, io la prendo da un sistemi qua. Non ho sistemi dripping, io sono Certamente comunque su un sistema qualsiasi che usi solitamente, se sa di merda, sa di merda. L'ho provata così senza fare niente, dandogli semplicemente una scaldata con l'accendino, così. Ho provato a bollirla la prima volta, 10 minuti, niente da fare. Ho provato a bollirla la seconda volta, l'ho ribollita la terza, l'ho bollita la quarta, mezz'ora di bollitura, così, niente da fare, mi dà quel saporaccio. Purtroppo la Wick dipende, uno, da chi la produce, perché prende molto i residui di lavorazione, e secondo anche da come è tenuta, cioè se la buttano lì in uno scatolone a prendere schifo polvere,
è ovvio che dopo ti sa di cartone, dove è stata magari dentro nel cartone, in una plastica del cazzo e tutto quanto. Cioè io la compravo in un negozio che era qua del mio paese, no, non del mio paese, del paese a fianco, e ragazzi, sapeva di piedi, cioè sembrava un calzino. Cioè gliel'ho presa una volta, gliel'ho riportata lì, gli ho detto, senti, sta cosa te la prendi te, io non te la compro più. E mi ha ridato indietro i soldi, per fortuna. No, vabbè, io ieri ho speso tra il filo resistivo che mi ha dato un Cantal 020, che tra l'altro con 3 cm e mezzo di roba, con 5 spire, mi viene fuori una resistenza da 3,6 ohm. Non so perché. Ah già, Igor, te non c'eri prima. Cazzo mi devo dire. Ho provato, come minimo avrò consumato un metro di roba, ho provato varie volte a fare la resistenza per il ProTank 2, e con 5 spire mi dà resistenze tipo 3,2, 3,4, 3,6. Ma stai sfidando le leggi della fisica? Ma sinceramente non lo so che cazzo. Allora, la wick è una wick da, penso, da 1,5 mm, quello che mi ha detto lui è da 1,5 mm. Uh-huh. A me sembra perché, due, sinceramente, però... Perché una wick è non lo so. Un 1,5 mm, tu facendo... Ho provato a farla. Spire dovesse arrivare a 1,5. Allora, io ho provato con la wick singola, più ovviamente il ProTank 2, avendo il bottom coil, ho fatto la wick singola più la wick appoggiata sopra. Sì. E con 5 spire mi dà una roba tipo 3,5, 3,6 ohm. Secondo me ti ha dato la più bassa che mi è venuta è a 3 spire e mi è venuta 2,4 ohm. Non che ah, è strano. Ho detto, credimi, o è il sistema del Kanger che non funziona tanto bene, non lo so che cazzo è. Ho provato a farne una per il Vivinova, questo qua, non so se si vede, comunque è un clone, penso sia un clone del mini Vivinova. Ma al di là ho provato a fare questa resistenza qua, sempre con un wick da 1,5 singola. Con 5 spire mi è venuta fuori una resistenza da 3,6 ohm oggi pomeriggio. Non so come cazzo sia possibile, sinceramente. Però mi ha venduto della merda. Guarda, l'alternativa è che ti compri un BB che arriva tipo a 25 watt e spari. Sì, infatti, perché se devo fare 3 spire per avere 2,4 ohm, devo sparare la mia Inokin, cos'è? Lightast VV. Devo spararla a 11 watt con 2,4 ohm, vaffanculo. Piuttosto mi compro le resistenze già fatte da 1,5, la metto a 7 watt e mezzo, 8 watt. Sì, e poi il problema è che se la usi su una Inokin iTaste ti dura 10 secondi la batteria poi. Cioè se usi un 3,5 infatti è quello, per quello che volevo cercare di fare delle resistenze basse da 1,5, 1,6, 1,8 al massimo. Prova a fare 2 spire, vedi cosa ti esce fuori. Ma con due spire ho provato, e andò fuori tipo 1,9, 2 ohm. Con due spire ho detto, quanto cazzo di liquido brucio con due spire, voglio dire. Cioè, ma poi a parte quello, è proprio la wick che secondo me o c'ha qualcosa che non va, o l'ha messa in qualche scatola che aveva degli odori, qualche cazzo ne so. Mi dà quel sapore di avrà passato il confine, se l'è messa nelle mutande. Di che cazzo ne so, di buccia d'arancio bruciata, buccia di si vede che ha fatto la spesa al mercato, ha preso i mandarini. Voglio dire, tutte le volte che l'ho bollita, l'avrò bollita minimo per un'ora. Perché tu conta che quella che prendo io di Tigara non la faccio bollire nemmeno. Guarda, se vuoi un consiglio, spendendo pochissimo, prenditi un metro di Witch che ti costa all'incirca 80 centesimi da Svapobar, e ti prendi lo Chantal 020 sempre da lui e spendi tu 1 euro. Cioè tu con 2 euro hai risolto e roba di qualità. Sì, conta che ci devi mettere 6 euro di spesizione. Per quello il pacco. 5 euro.
Quanto spesa per andare a comprare queste porcherie? Allora piuttosto faccio il giro a Milano e ci vado direttamente. Sì, vai fino a, se sei di vicino a Milano, vai da tutt'altro fumo. Vabbè, non sono vicino, però ho i parenti a Milano. La prima volta che mi capita che di passare di là a trovarli, faccio un salto da Svappo Bar o quello che dicevi adesso, come si chiama? Tutt'altro fumo. D'altro fumo così. Vabbè, conta che Svapo Bar da Milano è una ventina di minuti, eh. Eh sì, è lì. Io sono a metà strada tra Svapo Bar e Milano. E che sei messo bene. Io vado sia da Antonio che da Dario, e cioè ci metto un quarto d'ora, 20 minuti sia per uno che per l'altro. Senza sì, cioè. Cioè io nel raggio di una ventina di chilometri ho X-Vapor, tutt'altro fumo, Svapo Bar, Del Sole e poi vabbè ho i vari Zio Smoke qua della zona, così. Anche se il mio sogno sarebbe andare in California a visitare Vaporev. Ma ti dirò che oggi pomeriggio sono passato appunto dalla moglie di questo qua che mi ha venduto queste cose qua, dicendogli appunto, guarda che sono andato l'altro ieri da tuo marito e mi ha dato queste cose qua, però sinceramente c'è la wick che c'ha un saporaccio bruttissimo e secondo il filo, non lo so, io ho provato a fare 3-5 spire, 4 spire, 3 non spire. È che hai notato tipo se alla moglie gli puzzavano le ascelle? No, per carità, sono anche gentilissimi loro, per carità, no, però per appunto anche la moglie mi ha detto appunto come avevo pronosticato con mio marito l'altro giorno, ha detto visto che è venuto quel ragazzo lì. Dicevo appunto sicuramente avrà problemi come te le prime volte che facevi le resistenze, così sicuramente avrà problemi anche lui, e mi ha detto guarda prova ad andare da lui che magari vedi di farne qualcuna insieme a lui, magari ti fa vedere come farle, però sinceramente se la wick fa schifo e c'ha quel saporaccio brutto, cioè mi sembra strano che io mi devo sbappare magari 3 ml di roba per sentire il sapore normale. No, cioè, guarda, la wick a differenza della mesh, dopo 4-5, fai dopo 1 ml massimo già hai preso un buon sapore. Eh sì, certo. Cioè, di solito. Sì, sì. Ieri sera sinceramente ho provato a tenerla sul ProTank 2. Sempre ovviamente a 2,4 ohm perché è quella più bassa che mi è venuta con 3 spire, 2,4 ohm. Ma non è che ti ha dato uno 0,15 al posto di uno 0,20? Ti dirò, lui è quello che aveva lì nel sacco, innanzitutto ne aveva tutte in un sacchetto unico perché mi ha detto non è roba che vendo, è roba che ho comprato io per fare le mie prove, perché lui già, secondo me si è sbagliato a darti il diario perché lui praticamente questo qua c'ha il negozio, però non è che vende, lui vende le resistenze già fatte, così quelle originali dei prodotti tipo Tank, Kanger, Vivinova eccetera eccetera, iClear 16, iClear 30, tutte quelle cose lì, però mi ha detto le wick, fili, non fili eccetera eccetera, se il primo che me ne chiede non, cioè io le avevo comprate per me, per provare io a fare le mie resistenze tutto quanto, però se il primo che me le chiede, ho detto guarda dammi un po' di canta al 0,20, addirittura gli avevo chiesto il 0,25, ho detto se vuoi un consiglio ti consiglio il 0,20, cioè aveva lì un sacchettino con dentro dei fili, uno da 0,20, uno da 0,25, uno da 0,30, aveva lì della wick da 1,5 mm, 2 mm, 3 mm. Ho detto guarda dammi quella da 1,5 mm, che casomai se ce ne vuole di più la metto doppia, non è un problema, perché 2 mm non sono sicuro che dopo magari vada bene 2, 2, 2,5, 3, quello che sia. Detto, dammi quella più piccola che hai, che casomai la metto doppia o tripla, quello che serve, e il filo mi dai lo 0,20 come mi hai consigliato tu. Io mi sono affidato anche al suo consiglio. Sì, no, ma infatti quando prendi questa roba per andare sul sicuro fai 0,2, 0,20 e bene o male ti va quasi bene per tutto. Esatto, solo che purtroppo mi è successa questa cosa. Ciao,
Ciao, ciao, grazie. Ciao Vincenzo. Ciao, ciao Vincenzo. Ciao, ciao, se ciao. Volete aggiungetemi. Okay. Ok. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Solo che purtroppo mi è successa questa cosa qua. Ieri sera avrò consumato, sono stato, vi dirò, dalle 9:30 fino all'1 del mattino a fare resistenze su resistenze su resistenze su resistenze. La più piccola che mi è venuta è da 3 spire, 2,4 ore. No, comunque guarda Cristian, che quando ti succedono queste robe qui, sicuramente perché il filo resistivo è troppo sottile. Esatto, perché io tipo quando ho fatto l'ordine dei Tigara ho preso anche, mi sembra, 5 metri, una roba del genere di Cantal 01, e non lo puoi usare su niente, cioè magari ci fai le micro coil e vedi se ti esce qualcosa, però se fai le classiche 5-6 spire ti esce una resistenza da 3 ohm. No, proprio. Sai per cosa va bene quello piccolo piccolo per fare No, se me lo dici perché non lo uso per un cazzo. I dual coil, facci dual coil. Ah, ecco, vedi. Ma ho soltanto un... Che cazzo? No, perché il Magoo in dual coil non lo uso. Vabbè, ho la 6. Allora, dual coil. Adesso qua ne ho non una, ne ho molti, da... perché i dual coil scaldano troppo. Cazzo, sono troppo caldi. Dipende, io usavo la Rashi dual coil e andava di brutto. Proprio Vedi. Gran roba. Io invece ho provato un paio di dual coil, mi scaldavano troppo e a me è troppo caldo, non mi piace, quindi li ho abbandonati proprio i dual coil, non ci ho più pensato. Io caldo dipende da che liquido uso, cioè se sono tabaccosi mi piace sentire bella la presenza proprio del calore, invece se sono fruttati invece se sono fruttati belli freschi devono andare giù leggeri proprio. Sì, no, ma infatti anch'io uso, però per me è già il Magoo in configurazione normale, nel senso con single coil, per me è già caldo parecchio. Quella che ho fatto vedere prima, non so se c'eri anche tu, penso, Alessio. Sì. Quando ho fatto vedere la resistenza prima che avevo fatto sul Kanger Pro Tank da 3 spire, adesso sulla mi segna 2,8 ohm. No, c'è qualcosa che non va. Solo filo resistivo. No, ma sicuramente è troppo lungo. È troppo fine. Però mi sembra, appunto, mi sembra strano che, dico, cazzo, ho letto anche nelle varie tabelle che ci sono su svapo.it, su vapers.it, su Svapo Italia blog, qualcosa del genere. Mm-hmm. Dicevano per una resistenza da 1,6/1,8 ohm, 3 centimetri e 52. Ma sai cosa, devi provare a fare, Cristian? Prova a seguire la tabella. Prova a seguire la tabella con i centimetri. Guarda, io però no, aspetta, però non del resistivo da 2. Prova a seguire la tabella con il resistivo tipo da 1 e prova a vedere se la resistenza è più uguale a quelle indicazioni lì. E probabilmente avrai il resistivo che o è da 1 o è da 1,5 e non è da 2. Quindi tu provi a seguire la tabella però con i centimetri per avere un determinato ohm, però non seguire le indicazioni del filo da 2, seguire le indicazioni di quello da 1,5. Se vedi che più o meno gli ohm combaciano è perché il filo non è da 2. Mi sembra la roba più normale, secondo me. Allora aspetta un secondo, una tabella buona ce l'avete voi da consigliarmi? Adesso sotto mano, io ce l'ho salvata, non mi ricordo dove cazzo l'avevo salvata, cioè da chi, da quale sito l'avevo salvata. Allora ce l'ho qua, svapo.it, vediamo un po'. Allora, resistenza ohm, ragazzi, io vi lascio, buona serata. Bella. Ciao Phoenix, ciao, buonanotte. Ciao caro. Ciao. Ciao Max. Ragazzi, vi lascio pure io.
Ma mi sa che me ne vado pure io, perché qua si sta facendo tardi. In effetti. No, io devo sistemare un agitatore magnetico che devo consegnare domani a un ragazzo. Ancora prima di andare a letto devi farlo? Eh sì, no, perché ho lavorato fino alle 8:30, adesso mi stavo un attimo rilassando così. Cazzeggio. Sì. Giustamente. Ragazzi, no, buona. Bella. Ciao ragazzi, buonanotte. Ci dai, allora stacchiamo. Notte. Buona. Sì, stacchiamo. Ciao ragazzi. Ciao Christian, ci sentiamo poi. Ci mettiamo alla prossima video chat. Dai. Sì. Ok, va bene. Tanto sei rimasto solo più io e te. Buonanotte. Buonanotte, ciao. Ciao.